Bene. Totale. Allora, ragazzi, allora, il layout sarà questo. Ci saremo, ci sarà qua al mio posto. È bruttissimo, è veramente orribile. Ma più che altro è sopra. No, è sopra. Jody, no, perché lo stai condividendo in 2K. Devi condividerlo in 1080p. Che schifo, l'indecente, è inguardabile. Di me, un attimo. Proprio brutto come la merda. Mettilo, fai cucinare Gambles. Mettilo, bello, adesso bello. 1920x1080. Lo metto... Lo metto su, sull'altro. Esatto, quello 1920x1080, così è tutto sincato bene. Cioè, è giusto. Ma scusa, ma c'è Gilberto sopra? Sì. Ma l'ha appena messo adesso. Dai, ci dovrebbe mettere. Meglio che sto sopra, mi piace. Ma bro, non hai capito. Ho visto un porno iniziare così, Gilbert. Ho visto un film. Un film. Iniziare così. Aspetta. È stirato, ecco, l'abbiamo ucciso. Oh, adesso è dritto. Adesso è dritto, ragazzi. Bello, meraviglioso, fantastico. Adesso è dritto. Aspetta un adesso è dritto. Ma io metterei Jodai in realtà, o ficcherei anch'io sopra. Sopra, sopra, perché è il capoccia, perché è uomo lettore. Allora, che si sta mangiando biscotti e latte. Comunque mangi sempre, incredibile, Gilbert. Buone, sei sempre troppo in forma. Ma sei allenato. Ma infatti. Allora, papà, ascolta. Ma perché solo papà deve ascoltare? Latte fresco, senza riscaldare, senza zucchero, ti fa... Ma ragazzi, cazzo. Ma c'è stato un perfect timing incredibile, scusate. Ma c'è senza stato fermare, un momento un po' fascista, forse. Scusa, Gilberto, io ero un attimo... Okay. No, Giulia, che succede? Ma che... No, stavo parlando un po' dei vecchi tempi. Ah, ok. Ok, ci sta. Vabbè, ah, è vero, perché c'è il calcio. E chi soffre la nostalgia, chi no, assolutamente. Aspetta, se non si fa, ma pure la musica mette. No, ma guarda, no, sta conturbante per fare due cose in croce. No, l'ho messa io la musica, perché sto scrivendo, sto sharando io. Bello. Cioè, è la musichetta dei centri thailandesi prima che ti segano. Vero, come fa, tu ne sai qualcosa, Vez. Raccontare della giusta, Vez. Dai, raccontare della giusta. Del moccio. Dai, Vez, facci vedere palle, dai. Fai vedere palle, dai. Dai, Vez, ma sei arrivato? Scusami, mi la like per i capelli. Scusami, Simo, no, posso zio, proporti una cosa? Nessuno vuole. Sumo, non vogliono che ti tagli i capelli? Simo. No, zio. Simo, ma se Gilberto lo metti in mezzo sotto, perché così copri il logo di avanti un altro, perdonami. Cioè. Ma, meglio, ma non c'è spazio, zio, a parte che così voglio farlo. Ma c'è Gilbert nel logo. Sì. È per quello, sì, Gilbert. Bello, prova a cliccare spazio una volta sola per vedere se funziona. Ok. Bello! I fagiolini sono fagioli acerbi. Oh, Francesco! Dai, è una bella grafica. È una bella grafica. Vabbè, spostiamo un attimo questa bugola. È bello. Ma scusami, ma io così minuscolo, sì, ci sta. Le ingigantirei poco invece. Sì, ma di tutti. Va bene. Di tutti, sì, esatto, di tutti, con la chat che io faccio io, Simo, se vuoi, così tu pensi a intrattenere, dai. Ok, se no, sei in grado. Guarda, no, ma lo faccio io. Veramente evitiamo che di farci intrattenere. Però da, ma odioso. Non è che però lo sto già facendo. Non è che posso ingrandire. Vabbè, vai. Però non è che ci può. In realtà, gli metti due cose da schiacciare così e gli dai la carica. In realtà. E comunque questo sfondo qua l'ho trovato su Canva. Quindi non so. Come ti ha fottuto il tipo? Ti ha spirato un po' di soldi. Ma non ho speso una lira. Cosa stai dicendo? A zero? No, questo zero. Sfondo. Comunque, aspetta, mettiamoci nel senso. Tu ti sei fatto fare una grafica e non hai neanche pagato il grafico? Non mi sono fatto fare nessuna grafica. Ma cosa cazzo state dicendo? Non ho fatto niente. Oh, hai detto tu, con chi è che hai lavorato? Ho lavorato con un ragazzo che già ha fatto le robe a loro. Hai scalato già? Bravo, È il ragazzo quello che ha fatto pure le robe vostre di Intesa Vincente Company. Ah, Edoardo. No, non è lui, è un altro. Okay, un altro che sta rubando il lavoro a Edoardo, evidentemente. Esatto. Jody, metti la musichettina che era piacevole, un pochino bassina. Certo, lo farò subito. Grazie, Dani. Ma aspetta, ma come funziona? Tutte quante le domande li rispondo. Però un po' meno, per così mi viene voglia di segarmi, quindi piano. Aspetta che io di solito. Ma tanto sembra inizio di come funziona? Funziona letteralmente come funziona in TV, pezzo di merda, cioè è molto semplice. Ma pezzo di idiota, siete uno contro uno lì, che cazzo c'entra? Ci deve essere una persona lì. Gianmarco, oggi ho fatto tutto io, ma l'unica cosa di cui l'ho incaricato è di dire il regolamento, che Gianmarco ha preparato per noi. Vai!
Allora ragazzi, il regolamento di Avanti un altro è molto semplice in realtà. Sono, non so bene quante domande, credo siano 20 domande, sì, in questa linea che vedete qui sotto. E queste domande saranno domande alle quali bisogna rispondere il contrario di quello che in realtà è la risposta corretta. Quindi se io ti dico, che cazzo ne so, Joe, canale morente, tu dovresti dire sì, rispondi no invece. È semplice, semplice così, hai 5 minuti, che secondo me sono tanti, eh? A meno che le domande ne avete messe difficili, ma se no sono moltissimi 5 minuti. Non si può passare? Non c'è il modo? Allora, davanti altro sono 220 secondi. Sì, ma davanti altro sono difficili, eh. Cioè qua penso i fagiolini sono fagioli acerbi o meno. Cioè sì, no, però se io avrei sbagliato di base. Perché alcune sono difficili. Io le ho fatte fare tutte. Alcune, allora, sono, alcune sono meme, le ho aggiunte così per ridere, sono simpatiche. Ok. Ma togli sta musica, cos'è? Giovanotti. Sì, esatto, skip, vi prego. Bella, era Jungle. Vabbè, sì, a me piace. Ma metti un po' di bassa, leggera, leggera, leggera. Comunque ci sta un po' di sottofondo. Ho notato che tu non dici mai per favore, eh. Per favore, no, ma lui vabbè, è così. Vabbè, se dico per favore ogni cosa che chiedo, ragazzi. Un pochino più bassa, se posso gentilmente, con tutto l'amore del Cristo mondo. Dio, cioè. A metà, lì un pochino più su, Cristo Dio più su. Con un, sì, ma con un tono un po' dittatoriale. Testa. Dai, muoviti. Che cazzo enorme 3D nuovo i nasci? Ma era un cazzone. Era una che si apre il culo con un Omega Lul dentro come buco del culo. Cosa è successo? Holy shit! Cosa? Pazzesco! Si stanno evolvendo gli asci, adesso stanno arrivando sempre di nuovi. Bravi ragazzi. Comunque, allora, l'importante è... aspetta, ragazzi. Gilbert, hai capito come funziona il gioco? Allora, è molto semplice. Ti faremo una domanda. Contrario della domanda. Contrario della risposta. Devi dare la risposta al contrario. Quindi saranno domande semplici. Okay. Devi rispondere il contrario sempre per fare in modo che vai avanti. Ok. Allora, di base, improvvisiamo un regolamento generale. Io direi di fare, visto che siamo due squadre da 3 a 3. Io direi di fare che uno alla volta ci mettiamo a fare uno a testa questa challenge qua. Io direi di contare, sì, quanti... Come possiamo fare? Cioè, la squadra che ha fatto più punti, però in che modo? Tipo quella che ha fatto ma una più... domanda. Allora, persona... la squadra vostra... Possiamo fare che un punto vale un punto quando è, finisci... è una intera. La squadra vostra va a Grimbo. Ragazzi, ma è molto complicato finirlo, eh. Lo dico. Non lo ma che nessuno. Molto complicato. Ma c'avemo 6 milioni e mezzo di Q in 6. Io ho due lauree. Sì. Ma due lauree? No. Come c'hai due lauree? Lauree. E mezzo, davvero? Ma vaffanculo, ma che cazzo di due lauree? Che c'hai le lauree? Io porco. In scarpe e in pantaloni. Vabbè, Jody, dimmi. Ma io resto così piccolino? Madonna mia, che mani di protagonismo. Metti Jody grosso, dai, io. Solo che c'è, no, perché dai, serve lo spazio. Lo spazio bonus, perché io ho una sorpresa, perché ogni tanto, Jody, non te l'ho detto neanche a tutti gli altri, ogni tanto, dovresti essere tu, Jody, a leggere le domande, ma ogni tanto, al posto tuo, un round verrà fatto da delle persone che entreranno, casualmente, e lo faranno loro. Ma basta. Ah, ed è lo spazio sotto. Non possiamo fare il contrario, che quelli che entrano casualmente stanno sopra? Vabbè, però sono più... Vabbè, mettiti dove vuoi. Importanti? Cioè, ah, ok, va bene, va bene. No, semplicemente se può mettere uno a sinistra e uno a destra, come siamo noi, nello spazio. Ok, scusa un attimo, scusa Giam. FCT basse, Jody che caga cazzo, ma cagati in gola. Non puoi dire che sei. Che risposta è, Jody? Ma smettila. Vedo un po' agitato. E poi comunque uno non si può cagare in gola, è proprio difficile. È umanamente quasi impossibile. Allora, ecco. Jody, okay, fai questa bella cosa. Se hai voglia di farlo, visto che stai facendo, dimmi, anche la regia, sì, tu ti metti in grande. Quando ti dico che sta per entrare uno di quegli ospiti, ti rimpicciolisci e lui si ingrandisce. Va bene. Perché sennò non c'è effettivamente spazio. Ma solo una domanda tecnica sul gioco. Certo, su tutte fare queste 20 domande, mm-hmm, le fa tipo tutte quante il re, poi tutte quante green, tutte quante sì, il bets. Sì, io farei così, sì, okay, per forza. Okay, sì, forza. Sì, certo. Questa, sì, sì, ogni squadra ha un tentativo praticamente. Ok, okay, esatto. Come esatto, cosa? È molto quindi semplice. Capiamo. Vediamo come funziona. Chi inizia? Dai. Bene, allora iniziamo. No, buttiamole giù e famo la conta. Facciamo iniziare. Buttiamo. No, da 1 a 5, buttiamole giù. 2, 3, 5, 7, 10, 11. Gilbert, quanto tiri?
C'è con la mano, attento 16. Però. Rimani là, ok. 16. Mo conto da Grimbo a me girando sotto. Senza Jody. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lo schermo è un cinema. Mastuschio! È Mastuschio a iniziare. Manu. Un pezzo di merda. Okay. Porta bene. Manu, è il tuo momento. Allora, di fianco ci sarà sempre il capitano della tua squadra, quindi c'è... Io mi devo bendare, ovviamente. Tu ti devi assolutamente perché bendare, perché la risposta è anche sotto, assolutamente. Ah, ci si deve bendare? Eh beh, certo, non certo. Sotto. Ma questo è un dramma. È un dramma Io terribile. Non posso vedere la faccia di merda di Fuse Gamer mentre mi legge le domande? Non ci sarà Fuse non Gamer. Non si può fare. Non ci sarà Fuse Gamer, bro. Saluta Fuse che sta per entrare. Ciao, bellissimo. Hi, man. Guarda che prende subito il cellulare, va subito impanicato su WhatsApp. Aspetta, Simo. In maniera sessuale, ti giuro. Simo. Tecnicamente devo capire come funziona. Cioè io premo barra spaziatrice, poi Cazzo non so io, mica ho fatto io. Come boh. No, barra spaziatrice in teoria, basta. Proviamo, allora così. Fare una sola. No, ok, prova a tornare indietro. No, farne due e torna indietro. Ma scusa, per andare avanti. Ok. Barra spaziatrice. Aspetta. E per andare indietro? Ho capito. Abbiamo capito che rumore c'è. Perfetto. Manuxo, sei pronto? Sì. Non barare, perché non è che puoi sempre truffare tutti. La come cazzo è andata? Ragazzi, cioè, io mi fido di lui. Ma che sta succede? In un minuto e mezzo la chiude, senza problemi. Cioè, secondo me è troppo semplice a 5 minuti. Vedrai. Però sarò il beta tester, per me è difficile. Oh, wow, che cazzo vuol dire? Un cagamercazzo. Vai. Vabbè, prima iniziare. Ci sei, Jodai? Ah, il tempo, aspetta. Occhio, ha resettato la pagina. Ok, bravo. Fatto. Ok. Oh, fammi le bet in chat, per favore. Chi vince? Anche nella mia chat, ragazzi, bettate tutti. Ok. Pronti? Eh sì, lo siamo. Prontissimi. Io ci sono. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Vialli o Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vieri. Marinara capricciosa, si prepara senza funghi la pizza? Capricciosa. Scozia-Germania, dove fu costruita la prima linea ferroviaria? Oh, che cazzo ne so. Scozia. Germania. Ciao! Facile, facile. Sbagliato. Porca. Ok, non ti preoccupare, è ancora 4 minuti e 41. Ok, allora. Vialli Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vieri. Marinara capricciosa, si prepara senza funghi a pizza? Scozia e Germania, dove fu costruita la prima linea ferroviaria? Thomas Edison, Nikola Tesla, chi è noto per l'invenzione della lampadina a incandescenza? Tesla. 2 e 3, i mesi che iniziano per vocali sono? 2. Pitagora e Euclide, chi è considerato il padre della geometria? Pitagora. Spazzaneve, rompighiaccio, con gli sci si può scendere a? Ripeti? Spazzaneve, rompighiaccio, con gli sci si può scendere a? Rompighiaccio. Melone, pomodoro, quale tra i seguenti alimenti non era conosciuto dai romani? Melone. Pezzo di merda! No, non lo so! Ok, con calma. Non vorrei tirarmi una zappa su da solo. Ma Pitagora e Euclide non si dovrebbe fermare, eh? Sì, Pitagora e Euclide secondo me è sbagliata. Sì, dovrebbe essere Pitagora, però magari Euclide. Vabbè, per Euclide. Io mi sa che su Pitagora mi sono sbagliato perché intendevo che era lui. Però mi è andata di culo. Okay. Sì, comunque il tempo in realtà sì, bisognerebbe continuare, però finché si blocca il tempo. Ma non si dovrebbe bloccare. Sì, no, mi sa che non dovete bloccare se deve fare. Quindi vado semplicemente dritto. Vado a capo e si ritorna. Geometria Euclidea, effettivamente, giusto. Ah, ma è vero, okay. Ma bisogna dare la risposta sbagliata. Imbecille. Vabbè. Sì. Hai 3 minuti e 50, ma allora, adesso cosa faccio? Vado dritto o lo facciamo tutto così il turno? Secondo me andiamo dritti. Allora, in realtà... Okay, dritti. Aspetta, lui in realtà, in teoria, a un certo punto... però non vede il tempo. Perché avrebbe la possibilità nel programma di poter frizzare e dire deve azzeccarle tutte posso col frizzare. Tempo stoppato. Ma a quanto? Un minuto? Sì. No. Dovresti fare tipo gli ultimi 30 secondi. Però esatto, aspetta, no. Sì. Ma in realtà un minuto ci sta, Vabbè, però di base basta. Che c'è allora ho un'idea, ragazzi. Ogni volta, aspetta, ragazzi. Ogni volta che sbaglia, gli dico il tempo e riparto. Esatto, va bene. Okay.
E lui, può scegliere, prima che gli dici di ripartire, può scegliere se frizzare e fare il... Ma comunque non ha senso la roba di fermare il tempo, perché si ferma il tempo per fermare la cifra di denaro, ragazzi. Non c'è nessuna cifra qua. No, però aspetta. Dici dentro, dai. Però lui può farla tutta. No, però puoi riflettere di più sulle domande. Esatto. Chi perde deve far vedere l'F24 dell'anno scorso. Minchia. Vai. Ok. Pronto? Vai. Sono. Ok. Gialli Vieri, con chi faceva coppia mancina alla Sampdoria? Marinara Capricciosa, si prepara senza funghi la pizza? Scozia e Germania, dove fu costruita la prima linea ferroviaria? Thomas Edison, Nikola Tesla, chi è noto per l'invenzione della lampadina in incandescenza? Tesla. Spingi! 2 a 3, i mesi che iniziano per vocali sono? 2 a 2. Pitagora Euclide, chi è considerato il padre della geometria? Mazzaneve, rompighiaccio, con gli sci si può scendere a? Rompighiaccio. Yes! Melone, pomodoro, quali tre seguenti elementi non erano conosciuti dai romani? Eccolo! Volume, veicolo, nella parola SUV la vista per? Volume. Diabolic Lupin, il ladro del fumetto italiano. Lupin. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo al tiro alla fune? Avanza. Madonna. Destro, sinistro, con che braccio si usava a fare il saluto romano? Perfetto. Sinistro. Briglie, staffe. Chi va su di giri perde le? Brigliori. Sì, no, i fagiolini sono fagioli acerbi? No. Venezia, Amsterdam, in quale città si trova il quartiere a luci rosse noto come The Wallen? Venezia. Minchia. Tornado Saetta, come si chiama il cavallo di Zorro? Saetta. Grimbald il rosso, chi è effettivamente stato a Sanremo? Grimbald. Amleto, Macbeth, essere o non essere è una frase di? Macbeth. Chitarra, batteria, si può suonare con le spazzole là? Chitarra. 40-12, quanti anni può vivere al massimo un'oca? 12. No! Cattolica ortodossa, qual è la più grande denominazione cristiana del mondo per numero di fedeli? Ripeti? Denominazione? Qual è la più grande denominazione cristiana del mondo per numero di fedeli? Cattolica ortodossa. Madonna! Madonna, zio! Vabbè, l'unica cosa che sapevo veramente, Max. Ma come sulle oche, 40 anni. Sulle oche mi ha aiutato Giorgia Malerba, sulle oche mi ha aiutato. Minchia, zio, scusatemi, ora... io non le sapevo un botto. Ma ora cambiano le domande, immagino, sì. Ma no, sono sempre stesse tutta la punta, 2 ore stesse domande, impariamo a memoria. Vabbè. E sturchio. Ma però posso dire, sono facili effettivamente la maggior parte. Oddio, sì, io l'avrei sbagliato veramente in totto, onestamente. Sì, anche io. Bravo Marruschio, bravo, e ci portiamo a casa un punto. Un grande punto. Sì, un elegante punto, uno stiloso punto. Vabbè, pure l'altra volta l'avevamo fatta e avevo vinto, quindi... È stato molto bravo, sì, però avevamo fatto più dico semplice, una roba, noi, chiedo scusa se magari nel corso della live si presenteranno domande uguali, però purtroppo non è che possa stare lì tutto il giorno a fare domande. Comunque... Tipo 300, quindi 400. Sul saluto romano, ma che cazzo successo, stai dicendo? Fate queste domande, non possiamo stare là tutto il giorno a fare domande. Sul saluto romano sul pezzo, GPT, sì, che ne genera 10 alla volta, quindi immaginati che si blocca e tu continui. Ma coglione, basta che gli dici generami 50. Bra grande, sei un mito, ci sei proprio arrivato. Va bene, tocca scegli uno della mia squadra. Addirittura lo scegli? Cioè, ti fidi proprio? Guarda, sì, che è brutto scelgo. Rimanere subito sotto, M-Man. Scelgo. Io scelgo. No, è fattibile, raga. Per battere Manuxo, datemi. Mi serve il Vezzone. Il best. Sì, è Joe. Sbagliato. Ma sì, ma che cazzo di introduzione è? Mi serve il Vezzone e fa entrare me, ma che merda. Serve Joe. È orribile questa cosa che hai fatto, fratello. Mi serve Joe. Ma sei un lurido. No, vabbè, Joe è un pochino più sgamato su sti giochi. Oh, Gilbert, preparate che dopo vai te, Ci sono. Gilbert, mi raccomando, Beh, Gilbert magari... Vabbè, sì. Anzi, vuoi. Sì, ma metti... Gilbert, non devi rispondere tu, Perché sì, hai tirato qualche risposta dopo, prima. Ma c'è una tentazione. Sta tornando tutto appannato, sta diventando di nuovo. È il calore, Giammo. Gilbert, che cos'è che hai davanti? Stai emanando di nuovo colore, ma che è il Gear 2? È diventato Gilberto praticamente. Pazzesco. Ma scusate, un attimo, scusate un'interruzione, ma c'è uno in chat che scrive Gilbert ma il diario. Oh, l'hai droppato i diari, Gilbert? Eccoci, adesso partiamo, aspetta. Vai. Mio fratello! Può essere solo
le volantine. Ma adesso, prima era vuoto, vedi. Adesso non c'è neanche più il diario. Ma, ma è vero, ma i volantini, buoni, Gilbert? Ah, sono i volantini. Sì. Ok. Ma, Gilbert, ma il diario non ce l'hai lì da qualche parte? Il diario usciranno alla fine dei mesi di maggio. Beh, adesso loro stanno, quindi è per il prossimo anno scolastico? Sì, no, fin maggio usciranno. Adesso io ho comprato quasi 100 pallone per regalare ai ragazzi, che avrà le buone note a scuola, chi si comporta bene a scuola. C'è 100 pallone a regalare a ogni ragazzo che si comporta bene. Ma in base a cosa? Genitore, io ti regalo bene, al voto della, della condotta, ovviamente. Ragazzi che si comporta bene, e... chi fa le cose giusto. È tipo il carbone da Befana, praticamente. Ok, ok. Ci sta Gilbert, ci piace, e, bellissima iniziativa. E dopo, perché voglio superare il record del palleggio di testa. Fin qua. Certamente, l'abbiamo capito. Devo superare sulla tua diretta o la diretta di Green Ball o la diretta di Rosso, no? Chi è disponibile, io devo tu palleggiare. Vai, tu vai, superare. Okay, ci sta, okay, ci sta. Bravo Gilbert, vabbè, va, era un momento più che un momento a TV. Prego, momento Gio. Spam. Okay, iniziamo? Vai Joe, sei un fenomeno. Grazie re. Ok, dai, concentrati. 3, 2, 1. Carlo Conti Amadeus, chi ha condotto il popolare show televisivo italiano tale e quale show nelle prime edizioni? Amadeus. Zeus Ade, chi è il dio dell'Olimpo nella, nella mitologia greca? Scusate. Ade. Asiatica americana, il girasole è un fiore di origine? Asiatica. 5500, i numeri romani, la lettera D indica i numeri romani? 50. Gilbert Papà Blu, il campione del mondo di palleggi con la testa è? Papà Blu. Star Wars e Star Trek, quale di questi franchise cinematografici è noto per l'uso della forza? Star Trek. Venezia Amsterdam, in quale città si trova il quartiere a luci rosse noto come The Wallen? Venezia. Nerone Augusto, quale imperatore romano governò per più di 41 anni? Nerone. Werner von Braun, King Camp Gillette, chi ha inventato il rasoio? E Vernon von Braun, il primo. Esatto. Ti sbaglio tutti, è incredibile. Sopra, sotto, nel punto e virgola, la virgola sta? Sopra. 7, 9, la radice quadrata di 49 è? 9. Hemingway Fitzgerald, chi ha scritto Il Grande Gatsby? Fitzgerald. Azzo! No! 3 minuti e 38, 3 minuti e 38, forza, via. Avanti, avanti, vuoi farle avanti, tutte avanti, dirette o continuare? Vai. Carlo Conti Amadeus, che ha condotto il popolare show televisivo tale quale nelle prime edizioni? Bravo. Zeus Ade, chi è il dio dell'Olimpo nella mitologia greca? Bravo. Asiatica americana, il girasole un fiore di 50-500, il numero romano, lettera D 50. Indica. Gilbert Papà Blu, il campione del mondo di palleggio con la testa è? Star Wars, Star Trek, quale di questi franchise cinematografici è noto per l'uso della forza? Venezia, Amsterdam, in quale città si trova il quartiere della luce rossa? Nerone Augusto, quale imperatore romano governò per più di 41 anni? Von Braun, Gillette, chi ha inventato il rasoio? Sopra, sotto, nel punto virgola, la virgola sta? 7, 9, la 10, 40, 49 è? 9. Hemingway Fitzgerald, chi ha scritto Hemingway. Grande Gatsby? 2005-2002, in che anno è nato iShow Speed? 2002. Lazio-Sicilia, quale regione ha lo stemma mezzo giallo e mezzo rosso? Lazio. 1984-1976, in che anno è stata fondata Apple? 76. No! Asco! Si va avanti? Di nuovo? Avanti, dritto, 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 veloce. Conti Amadeus, chi ha condotto il popolare show televisivo tale quale show nel primo? Bravo. Dai, Zeus Ade, chi è il dio dell'Olimpo della mitologia greca? Asiatica matri... 5500, i numeri romani, la lettera D. Gilbert Papà Blu, il campione del mondo di palleggi con la testa. Star Wars, Star Trek, quale di questi franchise? Venezia, Amsterdam, in quale città si trova il quartiere? Nerone Augusto, quale imperatore romano? Von Braun e Gillette, chi ha inventato il rasoio? Sopra, sotto, nel punto e virgola, la virgola sta? Sopra. 7, 9, la radice quadrata di 49 è? 9. Hemingway Fitzgerald, chi ha scritto Hemingway. Grande Gatsby? 2005-2002, in che anno è nato Show Speed? 2. Lazio-Sicilia, quale regione ha lo stemma mezzo giallo e mezzo rosso? Lazio. 1984-1976, in che anno è stata fondata Apple?
76. No, porca puttana. Porco Dio. Carlo Conti Amadeus, che ha condotto il popolare show televisivo italiano tale quale. Zeus Ade, chi è il dio dell'Olimpo della mitologia greca? Asiatica. 50-500. Papa Blu. Gilbert Papa Blu. Papa Blu. La trappola. Quale di questi francesi cinematografici è noto per l'uso della forza? Trek. Venezia, Amsterdam. In quale città si trova il quartiere? Nerone Augusto, quale imperatore romano governò per... Von Braun Gillette, chi ha inventato il rasoio? Sopra, sotto, il punto e virgola, la virgola sta? 7-9, la 14-49? Hemingway Fitzgerald, chi ha scritto Grand Gatsby? 2005-2002, in che anno è nato il show Speed? 2. Lazio, Sicilia, quale regione ha lo stemma mezzo... Sono un secondo. 84-76, in che anno è stata fondata Apple? 84. Oh. Apollo 11 Space Shuttle, qual è stata la prima missione a portare gli uomini sulla Luna? Space Shuttle. Roma, Atene, quale città è conosciuta come città eterna? Atene. Mancano 10 secondi. Beyoncé, Jay-Z, la canzone Crazy in Love la canta? È il primo, non Jay-Z. Il primo non... non l'ho sentito, ragazzi! Beyoncé, Jay-Z. Ma aveva detto bene, il primo aveva detto non Jay-Z, quindi era Beyoncé effettivamente. No, quindi c'è scritto... era Jay-Z. No, no, però era Jay-Z. Ciao Gianmarco. No, perché Gianmarco, il gioco l'hai spiegato te. Bisogna dire la cosa sbagliata. Cioè, non, cioè, le risposte giuste neanche come sono scritte. Esatto. Pardon. Piccolo errore. Piccolo errore. Pardon. Joe, blocca il tempo. Cioè, direi che può bloccare il tempo. L'ho bloccato. Quanti ok, adesso ne mancavano 5. Vai. Quindi, figa. No, raga, ma vi viene un'ansia, non avete idea, ve lo giuro, sto tremando. Madonna, non ci credo, aiuto. Ma però col fatto che non vedi il tempo non c'hai l'ansia. Vai. Però continua così, Gioè. Sono quasi venuto. Continua così. Ok, il tempo è frizzato ora? No, perché quando io poi lo faccio... Il tempo è frizzato, raga. Eh? Oh, che è persa, vai, no, dai, se fai. Lo faccio, però il tempo poi a un certo punto scade. Allora, Yuri, che sei in chat da Simone, quando scade il tempo posso continuare comunque? Eh no, quando scade il tempo non avrà finito. Non vogliono farla roba del frizzarlo. Questa è l'ultima, run. Ma non vogliono fare la roba del frizzarlo, no? No, ma la roba del frizzarlo è broken. No, non la famo, okay. Va bene. Vai. Ok, vado, Deve essere velocissimo, se rispondi tu che c'è la domanda. Sì. Bravo, Gilberto. 3, 2, 1, via. Carlo Conti Amadeus, che ha condotto il popolare... Zeus Ade, chi è il dio dell'Olimpo... Asiatica, matriciana, girasole... Matriciana. 50-500. 50. Gilbert Papa Blu, il campione del mondo. Star Wars, Star Trek, quale di questi franchise? Venezia, Amsterdam, in quale città? Nerone Augusto, quale imperatore romano? Von Braun, Gillette. Sopra, sotto, qual è il punto virgola? 7-9, la 14-49 Hemingway, Fitzgerald, Grand Gatsby. 2005-2002. Bro, sei morto, Hai perso, anzi, che figura di 1-0 merda. Per voi. Vabbè, 1-0 per voi. Adesso vi voglio proprio vedere. Le mie erano, le mie erano più facili, effettivamente. Asiatica, matrice. Che figuraccia, Joe. Metti un attimo al posto mio, dai. Dimbro, tu sei un testa di cazzo, invece. Scusa. Aspetta un secondo. Walk of shame. Jody. No, scusami. Vertigaro, così male. Un uomo di cultura come te. Male, Manco papà, bene, io dice, probabilmente scusa la mia squadra. Gilbè, te mo la killi. Te sei bravo. Hai capito com'è? Aspetta, cioè, tu il contrario di quello che dovresti rispondere. Cioè, se io ti chiedo, ad esempio, sei bravo a palleggiare con la testa? No, non sono bravo. Ma questo è il senso. Gilbert, sei campione del mondo. Lungo? No, non ce l'ho. Bravo. Ce l'ho lungo. Gilbert, sei campione del mondo di palleggi? No. Okay. Sei uno che molla nella vita? Sì. Bravo. Quindi siamo a nel caso. Esatto. C'è il riflesso. Ok. Ci siamo. Io mi fido del mio cliente. Allora, abbiamo capito una cosa comunque, che siccome 5 minuti sono tanti, non c'è bisogno che corriate. E basta pensare. È importante che ci pensate. Esatto, Gilbert, pensaci bene, mi raccomando, rilassati. Che io chi inizio? Dovresti Gilbert, bendarti. Devi coprirti gli occhi. Bocca al lupo a tutto, assolutamente, certo. Tutto in bocca al lupo, l'ha detto. Ok? Pro, me vai piano, ci vai e non capisci tanto bene. Senso... Italiano, ok, allora vado, spandisco un pochino di più. Piano, okay? Un po' più piano.
Vai, ci sta. Ci sta. Con te lo faccio un po' più piano. Così almeno ci pensi un pochino di più. Ok. Ok, Kanye West, signori. Kanye? Sì, esatto. Ok. Vado. 3, 2, 1. K Frenzy o Mollu? Chi ha oltre 500.000 di followers su Twitch? Primo. Perfetto. No. Gilbert, innanzitutto Gilbert, prova a rispondere non con primo o secondo, ma a dare effettivamente la risposta. E comunque, qual era secondo te? K Frenzy, presente K, è della stalla? Cioè, nel senso, è della stella? Il K, non so se lo conosce, magari cioè, non lo conosceva, no, da casa. Ci aveva fatto una live con Frene. È il primo! Ah sì, Frenz, sì. È il primo! Okay. È il primo! Devi rispondere con le... Devi dare le risposte giuste, Gilbert. Cioè, non devi di primo o secondo, ahimè. Devi dire proprio quello che ti dice Jody come risposta. Jody ti dà prima le risposte, ti dice una o l'altra, e poi ti fa la domanda. Esatto. Okay. Te le scandisco bene, Gilbert, ok? Ragazzi, fate le bette in chat, grazie. Cioè, le ha risposto falso, non che deve contrario. Ma non falso, sì esatto, no, il contrario. Il contrario. Come hai capito tu? Semplicemente devi dare proprio la risposta, cioè devi dirlo. Esatto. Te ne dico una a caso, no? Sempre, mai, la gente come noi molla? Sì. Va bene. Gilbert, sempre in questo caso. Cioè, le prime due parole sono le due le due risposte. Devi scegliere una delle due parole, capito Gilbert? Non cambiarle, okay, non usare sinonimi. Okay. Cioè, rimaniamo semplici. Jody, per favore, ridere così è brutto. No, vabbè. Okay. No, beh, non posso ridere, assurdo. Tutte le chat di Twitch Italia che ridono in questo momento, il presentatore non può ridere. Non può ridere il presentatore. Ma Jody che alla 17ª domanda diventa un lampone, diventa. Guardalo in faccia. Ti giuro. Okay. Sì, così sta proprio. Dai, ok, iniziamo. Vai, okay. Vai, con calma. Ok. Ci siamo, eh? 3, siamo. 2, 1, via. K Frenzy o Mollu? Chi ha oltre 500.000 di followers su Twitch? Frenzy. Perfetto. Gilbert, ascolta, no. Ok, è Mollu. Perché Mollu è meno conosciuto. No, perché Mollu è meno conosciuto. La risposta sbagliata è Mollu. 500.000, No, sì, appunto. Esatto, proprio perché Frenzy la risposta, tu devi dare l'altra. E quindi devi dire Mollu. Devi dare la risposta sbagliata, Gilbert. Allora, tu nella tua testa rispondi la domanda su quello che diresti, di l'altro, ok? Vai, Jody. Ci sta. 3, 2, 1, via. K Frenzy o Mollu? Chi ha oltre 500.000 di... Bravo. 8.760, 20.304. Quante ore ci sono in un anno? Ridigli le risposte. 8.000. No. Giusto. È giusto. Era giusta. No. No, era 20.000. Era l'altra. Era 20.000. Perché in realtà, nella realtà sono 8.000. Sono 8.000, quindi era giusta. Aspetta. Quella che hai detto, però devi dire l'altra. Dio santo. E perché come non sbaglio, voglio sempre dire la risposta giusta. No, Gilbert. Gilbert, pensaci un po'. Tu pensa alla risposta che diresti di l'altra. Gilbert, mi raccomando, cerca di non mollare. Ok. K Frenzy Mollu, che ha oltre 500.000 di follower su Twitch. 8.760. 20.304. Vabbè. Platone e Aristotele, il discepolo di Socrate era? Platorino. Caterina! Che cazzo è questo? Qual era la filosofia di vita di Caterina? Allora, Gilbert, prova a concentrarti bene proprio sul suono delle risposte. Io non so se fanno meglio di Gilbert, comunque. Ci perdiamo. Allora, questa era difficile. Questa era molto difficile. Quindi qual era Platone? Era? Andiamo. C'è tempo ancora. No, no, 4 era minuti Caterina, ancora. Era Caterina, c'era l'altra. No, non era Caterina, non esiste. Non era l'altra, ok. Vai. Non devo cancellare quando diventa arancia. Ah, scusami. Vabbè, fa niente. K Frenzy Mollu. Chi ha oltre 8.760. 20.304. Vabbè. 20.304. Bravo. Platone Aristotele. Il discepolo di Socrate era? Aristotele. Bravo. Bella Bulla. La streamer Billy è soprannominata? Bulla. Ok.
Golden Boot, Golden Ball. Qual è il premio assegnato al miglior giocatore mondiale di calcio? Del mondiale di calcio? Non ho Golden capito. Boot o Golden Ball? Golden Boot. Bravo. Bravo. Greco, latino. La parola cactus deriva dal? Greco. No. Allora, che cazzo è questo? Vai subito. Kfrenzimollu, che ha oltre mezzo milione di follower su Twitch. 8760, 20304. 20304. Bravo. Platone, Aristotele, discepolo di Socrate era? Platone, Aristotele. Il discepolo di Socrate era? No. Avanti. Vai. Frenzimollu, chi ha mezzo milione di follower su Twitch? 8760, 20304. Quanto 20, ci sono? 20304. Platone, Aristotele, discepolo di Socrate era? Aristotele. Bella Bulla, lo streamer Billy, la streamer Billy è soprannominata? Ho sbagliato a scrivere la risposta. Non ti preoccupare. Bulla. Golden Boot, Golden Ball. Qual è il premio assegnato? Golden Boot. Greco, latino. La parola cactus deriva dal? Greco, latina. Greco. Greco o latino? Non muore breve termine. È latino, Gilbert, è latino. Latino. Vai. C'è tempo. La gente come noi. Kfrenzimollu. Mollo. 8760, 20304. Quanto ore in un anno? 20304. Platone, Aristotele, discepolo di Socrate era? Aristotele. Bella Bulla, la streamer Billy è soprannominata? Bulla. Golden Boot, Golden Ball. Qual è il premio assegnato al miglior gioco? Bravissimo. Greco, latino. La parola cactus. Latino. La parola cactus. Del... Ok. Bravo. Perduti, sommersi. Un album dei Elite FIBA si chiama Mondi? Non capito. Perduti, sommersi. Un album dei Elite FIBA si chiama Mondi? Perduti. Ok. Carlo Conti, Amadeus. Chi ha condotto il popolare show televisivo italiano tale e quale show nelle prime edizioni? Carlo Conti o Amadeus? Carlo Conti. Silenzio. Kfrenzimollu, chi ha oltre mezzo milione di follower su Twitch? 8760, 20304. Quante ore in un anno? Platone, Aristotele, il discepolo di Socrate era? Aristotele. Bella Bulla, la streamer Billy è soprannominata? Bulla. Bravo. Golden Boot, Golden Ball. Qual è il premio assegnato? Bravissimo. Greco latino, la parola cactus deriva latino. Dal? Ciao. Perduti sommersi, l'album dell'Elite FIBA si chiama Mondi? Perduti. Carlo Conti, Amadeus, chi ha condotto il popolare show televisivo? Figlia, sorella, il cognato è il marito della? Figlia, sorella. Della sorella. No. Vai, Gianmarco, essere d'accordo. Sono d'accordissimo, allora Gio e Cortisone. Cosa ne pensate, Evez? Va bene come regola sì, per va il bene, va bene, va bene, va bene. Okay. Non puoi sbagliarne neanche una, devi arrivare fino alla fine. Ok, qui devi non c'hai fretta, non c'è piuttosto, tempo. Esatto, no, il tempo è bloccato, quindi ci puoi ragionare. Ok. Ragione, se non sbaglio posso andare avanti. Sì, no, aspetta, Yuri in chat. Yuri, se finisce il tempo posso continuare, vero? Anche se è finito il tempo. Yuri, se sei in chat dimmelo, grazie. Vai. Ci siamo? Okay. Vai tranquillo, no? Io te li leggo piano. Ti puoi andare tranquillo perché il tempo non scorre, Gilberto. Ok, ha detto sì. Ok, vado. Kfrenzy o Mollu? Chi ha oltre mezzo? Ok. 8760, 20304. 20304, vabbè. Platone, Aristotele, il discepolo di Socrate era? Aristotele. Bella Bulla, la streamer Billy è soprannominata? Bulla. Golden Boot, Golden Ball. Golden Qual è il premio? Greco, latino, la parola cactus deriva latino. Dal? Perduti, sommersi, l'album dell'Elite FIBA si chiama Perduto. Mondi? Carlo Conti, Amadeus, chi ha condotto tale quale?
figlia, sorella. Il cognato è il marito della... Cognato. Sì, esatto, è il marito della... Figlia. Ok. Giusta, basta. È giusta. Avanti. Poker, scala. Nel poker cosa vale di più? Ok. No, poker, scala. Poker, scala. Quale dei due? Poker. Cazzo, peccato. Era scala. Peccato, peccato, era scala. Perché poker è quella giusta di risposta, quindi devi dire l'altra. Bravo, Gilberto. Giustamente, Gilberto, hai sempre detto cose giuste. Vero. Sì, hai sempre risposto bene, però il problema è che dovevi rispondere male, Gilberto. Gianmarco, tocca a te adesso, eh. No, no, non voglio... Ah, sì, no, tocca a me per forza. Ah, va bene. Oh, puttana! Oh! Tre pappine! Buonasera, buonasera. Tre pappine! È vero, tristissimo, tra l'altro. Un po' si gode, eh? No, no, ragazzi, no, dai. Siamo i campioni d'Italia. L'anno scorso. 30 anni probabilmente saremo di nuovo. Oh, ma che tu vuoi fare? Devi leggere le domande, credi di riuscire, vedi bene lo schermo? Sì, chi risponde? Blu. Gianmarco, sì. Hai visto il format, allora, di avanti un altro? Allora faccio, sì, sì, allora okay. Facciamo una cosa, per lo più divertente le leggo in napoletano. No, ti prego, parla una lingua comprensibile. No, 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 non possiamo... Così, no, me la collo in napoletano, me la collo in napoletano. Se riesci a fare la traduzione in napoletano, me la faccio in napoletano. Vai. Faccio io. No, sì, un'ora di forma. Prendo una cosa da mettermi davanti alla faccia. Vai. Faccio uno scatto al volo, sicuramente meglio dei terzini del Napoli quest'anno. Okay, come stai, Gus? Tutto a posto? No, bene, dai, a parte le lacrime, però comunque stai bene. No, beh, non voleva essere offensivo. Cioè... No, figura. Tanto il Milan non è che sta facendo... Pensavo, no, esatto. Un romanista che parla di terzini non è proprio il top. Ah! Cioè, sono caldo, sono bollente. Quando okay. Vi pare. Ok. Johnny. Pronto, Fuss? Ma è molto funzionale. Okay. Vai, volete. 3, 2, 1. Aaron non è presente, boccia roccia. No, devi leggere anche sopra. Aspetta, stoppa. Ah. Allora, deve tipo... Ok. Ah, ok, le risposte sono le due alternative, devi leggere. Prima dici le due alternative e poi che domanda perfetta, Incredibile. Ok. Vai, ci sono. 3, 2, 1. Aaron non è presente, boccia roccia. Peggle o Mario Kart? Mario Kart. Leggi prima le risposte. Ok. Raga. Fus non sta ancora tanto bene, Napoli ha perso adesso, lui non sta tanto bene, voi lo vedete lui che mette. Sì, ma devo dare la risposta che è sbagliata alla domanda. Sì. Aaron è presente, dove è presente, no? Aaron non è presente. Aaron non è presente. Lingua del cazzo, va bene, ok, va bene. Due, siamo? Vai. Italiano, tranquillo. 3, 2, 1. Via. Aaron non è presente, boccia roccia. Peggle o Mario Kart? Peggle. Champagne o gin tonic? Quanto pisce è meglio? Questo pisce è meglio del... gin tonic. Bocca o guancia? O baci Klimt? Severa tua? Bocca. Giudice o imputato? Chi può essere ricusato? Non so cosa. Giudice. Ma sa anche in italiano. Cioè, vabbè, Fuse, ma li stai leggendo sull'Apple Watch? ricusato, è accusato, no? No, sull'Apple Watch. Non sapevo tradurlo, ricusato. Ricusato, c'era scritto proprio ricusato. Ragazzi, ma che significa ricusato? Sì, no, cosa vuol dire? Non lo so. Non è accusato, forse era. Non mi ricordo. Nel linguaggio giuridico, ragazzi, ricusato alieno, un giudice. Ma è veramente alieno. Ma mettete i sottotitoli alla stream. Dai. Esatto, sì. Okay. Cioè. Vado, ricomincio, Ci sei, Fius? Dai, papà, non si molle, dai. Silenzio, 3, 2, 1, via. Peggle o Mario Kart? Mario Kart. No. Domanda.
No! Se non me lanci la domanda, però! Ma te la dovresti ricordare! Me la dovrei ricordare, non me la ricordo, ho sbagliato! Giambo, devi dire il contrario, devi dire la risposta sbagliata. Oh, sta zitto, da giardino, dai! Vuoi stare a tre? Oh, quindi ma è Mario Kart! Ah, sì, è Peggle! Sì, no. No, è Peggle! È Peggle, è Peggle, è Peggle! No, è Peggle! Lo so, ho capito, ho già che capito. Cazzo stai dicendo, Katia? 2, 1, e James, cazzo Peggle Mario Kart. Peggle. Champagne o gin tonic? Gin tonic. Romena. Ok. Bocca o guancia? O baci Clint? Ok. Giudice o imputato? Chi imputato. Può essere... Fahrenheit o Celsius? Qua la scala di temperatura è più comunemente utilizzata dove essere moon al di fuori degli Stati Uniti? Fahrenheit. Bravo! Sì o no? Apollo e figli Rapelle? No! Cazzo! Apollo figlio di Apelle! Forte, eh? Apollo non è figlio di Apelle! Ma no, sì o no? Apollo figlio di Apelle! Apelle figlio di Apelle! Quindi se è figlio di Apelle, quindi no, devo dire! Non no. È figlio di Apelle! Non lo è, Apelle quindi... Apelle figlio di Apollo! Apelle figlio di Apollo! Apelle figlio di Apollo, non Apollo figlio di Apelle! No. Colpo figlio di Apelle! Ragionato, ciò! Dai, dai, stai a 4! Vabbè, ma campione, vai! Vai! Siamo. Vai, Chius, 3, 2, 1, via. Peggle Mario Kart. Champagne o gin tonic? Gin tonic. Bocca o guancia? O baci guancia? No. No, come no? quella sbagliata. Mia, è veramente schifo diciamo. Comunque. Quella sbagliata, non quella. Oh, ma parlaci te, alieno, dai, per favore. Dai, papà. Sì, ma queste l'hai fatte 8 volte. Dai. Non ci muoviamo. 3, 2, 1, via. Peggle Mario Kart. Peggle. Champagne gin tonic. Gin tonic. Bocca qua. Baci Clint. Bocca. Giudice imputato. Chi può essere? Imputato. Fahrenheit o Celsius? Quale sarebbe temperatura? Fahrenheit. Sì o no? Apollo e figli Rapelle. Sì. Ottimo. Avanza o indietreggia? Chi sta vincendo? Indietreggia. Arotita Fun. Ah, proprio della cazzata. Allora, Giammo, devi aspettare. No, devi aspettare che finisca perché ha detto che c'era stata una domanda. Giammo ha detto sul tiro alla fune, quindi chi indietreggia e tu hai detto no, scusa, vabbè, sì, ma perché mi sembra Manuxo questa e mi pensavo di ricordarmela, invece non me la ricordavo. Comunque Manuxio è stato veramente bravo e quando giocherete vi rendete conto. Hai 2 minuti e 30 e ne indovinate 6. Vabbè, ci sto. A me io arrivo 4. 3, 2, 1, vai Fius. Peggle Mario Kart. Peggle. Champagne gin tonic. Bocca guancia. Bocca. Giudice imputato. Imputato. Fahrenheit o Celsius? Quale Fahrenheit. Sì o no? Apollo e figli Rapelle. Sì. Avanza e chiedere chi sta vincendo. Avanza. Rivoluzione francese e rivoluzione industriale. Quale evento ha avuto luogo per primo? L'uomo. A luogo, scusa, quale evento ha avuto luogo per primo? Francese e industriale. Industriale. Bravo. Ok. Franz Kafka o Antoine Saint-Exupéry? Chi ha scritto o Principe Piccirill? Kafka. Cervello o midollo spinale? Da quale parte dello sistema nervoso si trova bulbo? Midollo spinale. Sì. Rischia tutto o l'eredità? Qual è stato il primo quiz televisivo condotto da Mike Buongiorno? L'eredità. Bravo. 70-80, Arancia Meccanica, è un film anni 70. Ah, no, sì, perché? Degli 80. Degli anni 70. Sì, degli anni 70. Degli anni 70, madonna. Sì, era avanti Kubrick. E papà, ci dici sempre le risposte. No, quanto cazzo stavo?
Anche Gilbert ti sta dicendo. Eri a metà. Gianmarco. Stavo a metà, neanche no, però stai andando bene, ti stai riprendendo. Mi manca. Quanto mi manca? Se posso sapere. Hai vinto. Te ne mancano 2 e c'hai 4 minuti. Dai, un minuto e 18, vai. Vabbè, ce l'ho. Devi rispondere prima che dica la domanda, se no non ce la fai. 3, 2, 1, via. Peggolo Mario Kart. Peggolo. Champagne gin tonic. Bocca o guancia. Bocca. Giudice imputato. Imputato. Fahrenheit o Celsius. Fahrenheit. Sì o no? A pelle sì. A pelle. Avanza o indietro. Avanza indietro. Avanza, avanza. Francese o industriale? Quale venda? Industriale. Franz Kack fa Antoine de Saint. Cervello, midollo spinale. Midollo spinale. Beata ignoranza. Rischia tutto o l'eredità? Qual è stato il primo? L'eredità. 70-80, Arancia Meccanica è un film degli anni? 80. E Olle o Egadi? Panarea e Alicudi sono isole. E Olle o Egadi? Ok, giusta. The Legend of Azetka o Final Fantasy? Qual è il gioco sviluppato dalla Nintendo incentrato sulle avventure di Final Fantasy? 1622, 1540 o 1545? Anno di inizio del Concilio di Trento? 45. Ma non c'è neanche. È finita. Tanto c'è Pancio, ragazzi, un saluto. Ciao Pancio. Ciao. Oh, Fiusa. Ciao Pancio. Oh, grazie Fiusa. 8 secondi. Era difficile il napoletano. Era difficile il napoletano. Se ti alzi la maglietta, c'hai quella di un'altra squadra? O c'hai niente? No, basta, no. Dove stai adesso? Piccante. Io? E di dove sto? Vediamo se hai capito. Quello che mi ha detto Alex Tanna quando l'ho visto. Spagna. Spagna dove? No, non lo so. Spagna più zona cioè Spagna-Portogallo o Spagna Real, tipo Madrid all'incirca? Napolis. Diciamo Real Madrid, vai. Spagna zona Madrid, bravo, all'incirca sto lì. L'hai capito all'incirca. Dopo 2-3 TikTok. Allora, dai, prima o poi ci vedremo. Va benissimo. Ok. Ciao. Ma era una minaccia, ci vedremo. Prima o poi ci vedremo. Oggi trasloco, è incredibile. Il timing è incredibile. Okay. No, che ragazzi, a pelle figlio di Apollo non si capiva come lo diceva, cioè lo diceva in un era quella che si capiva di più in realtà, sì, le altre esatto. Non si capiva letteralmente un sacco. Una volta ha detto un caccia, dai, per favore, ti sdraio. Per favore, no, a me mi ha fatto ridere tantissimo The Legend of Secta. Mamma mia. Sì, no, quella follia. Com'era Kafka? O Principe Piccirillo. O Principe Piccirillo, fantastico. Comunque ha letto meglio Antoine de Saint-Exupéry che Kafka, incredibile. Sì. Pazzesco. È il mio turno, ragazzi, io sceglierò Jody. Come sì, manchi te, manca il Vez. Immaginavamo. Vabbè, poi al Vez glielo faccio fare. Ma perché io gioco? No. Allora, no. Sceglierò Jody. Sceglierò Jody nel senso che mi fa le domande. Non metterò un ospite speciale. Ah, ok. Ma ce ne sono altri di ospiti speciali? Sì, ma volendo scegliete una persona tra Ragnar. Aspetta, Gianmarco, scegliete una persona tra Ragnar, Marconi, J Pata e ZW Jackson. Ma per cosa? Per fare il round. Cioè, neanche da scegliere, signori. ZW Jackson tutta la vita. Ma siamo scherzati. L'unico che ha balzato. L'ho messo per fare figo nei nomi. È l'unico che ha balzato. Ci ha gustato. No, non ci ha gustato. Però è partito in aereo e mi sa che è caduto. Vabbè. Vabbè, ci sta. Rip. E lei stanno godendo. Ci sta. Io potrei proporre un Ragnar per vedere queste tenebre che scendono. Il ragno di Mediano.
Ok, Jody, dimmi tu quando ci sei. Io arriverò sicuramente a finale. Sì. Faccio veramente cagare questo gioco, non ho mai giocato in vita mia. Perché ti sei messo? Okay. Ma è naso. Ricordati, allora, ricordati, Simo, che 5 minuti sono veramente tanti, quindi pensaci, ok? Sì, 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 infatti ci pensavo di brutto. Signori! Signori, si inizia. 3, 2, 1. Aspetta che metto... Oh, mio, paura! Un po' di musichetta. Vai. Così, bassa bassa proprio. Via. Sì, no. Apollo è figlio di Apelle? Sì. Gilbert Papablù, il campione del mondo di palleggi con la testa è? Papablù. Eccesso, difetto. Una cifra cala se viene arrotondata per? Eccesso. Messi o Ronaldo, chi ha vinto più campionati della Liga Spagnola? Messi. Certo. Messi. Vado dritto, vado dritto, Simo. Sì, 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 no, Apollo è figlio di Apelle. Gilbert Papablù, il campione. Eccesso, difetto, una cifra cara si viene arrotondata per Messi, Ronaldo, Ronaldo, chi ha vinto più campionati della Liga Spagnola. Elettrone, protone, qual è una delle tre particelle fondamentali che compongono un atomo? Entrambe. Elettrone. Ah, ma che domanda è? Cioè, un elettrone negativo e poi protone positivo. Entrambe compongono l'atomo. Ma hai messo te? Ma te la metti pure dei GPT? Esatto. Ma che cazzo è? Dottor Jekyll e Mr. Ma controllale, però. Controllale. Ma le hai fatte tu? Ma che cazzo le controllo? Scusami, devo partecipare e controllo le domande. Vabbè, comunque. Vai, vai, vai. Ok, vai. Sì, Papablù. Sì, Teo, vieni lì. Infatti, una cifra cala se viene arrotondata per? Come? Eccesso. Messi, Ronaldo, chi ha vinto più campionati della Liga? Elettrone e protone, nonostante siano entrambi, qual è una delle tre? Diaz. avanti. Sì, sì, oh, no, sì. Apollo è figlio d'Apelle. Gilbert Papablù. Eccesso, difetto, una cifra cala viene arrotondata per? Eccesso. Messi, Ronaldo, chi ha vinto più campionati della Liga Spagnola? Elettrone e protone, qual è una delle tre particelle fondamentali? Vulcano, ghiacciaio. L'Etna è un esempio di? Ghiacciaio. Vialli, Vieri. Con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vialli. Eccoci. Dai, riparto dall'inizio. No, Apollo è figlio di Apelle? Sì. Gilbert Papablù. Papablù. Eccesso, difetto. Una cifra cara se viene arrotondata per? Messi, Ronaldo, chi ha vinto più campionati della Liga Spagnola? Elettrone, protone, qual è una delle tre partecipanti? Ok. Vulcano, ghiacciaio, l'Etna è un esempio di? Vialli, Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vieri. Architetto cardinale, l'aula Nervi deve il suo nome ad un? Cardinale. Roma, Atene, quale città è conosciuta come la città eterna? Atene. Egitto, Mesopotamia, dove sono state scritte per la prima volta le leggi di Hammurabi? Egitto. Ombrina, ombrellone, esiste il fungo? Ombrellone. Cominciamo, dai. Fungo ombrina. Dai, zitto, sì, silenzio, sì, tutti, sì, 3, 2, 1, Papa via. Papablù. Sì, no, Papablù, Gilbert, Papa ok, Papa eccesso, difetto, Ronaldo. Una cifra cara viene, ok. Messi, Ronaldo, chi ha vinto più campionati della Liga Spagnola? Elettrone, protone, qual è una delle tre particelle fondamentali protone. Che compongono un atomo? Vulcano, ghiacciaio, l'Etna è un esempio di? Ghiacciaio. Vialli, Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria? Vieri. Architetto cardinale, l'aula Nervi deve cardinale, il suo nome cardinale. Ad un... Roma, Atene, qual è il nome della città eterna? Egitto, Mesopotamia, dove sono state scritte la prima volta le leggi di Hammurabi? Ombrino, ombrellone, esiste il fungo? Ombrino. Ombrina. Si ammala, fa l'amore. In Ambrabacci Cicocò, cosa fa il dottore? Si ammala! Niente. No. Dottore, si ammalò. Che faceva l'amore con la figlia del dottore? Il dottore su come Ambrabacci Cicocò, il dottore ma si ammalò. Ma devi dire il contrario. Si ammalò, quindi piace l'amore il dottore in questo gioco. Grimbals. È il contrario. Dai. È il contrario. Erano le tre scimmie. Coglione. Sì. Sì, aspetta, calma, ragazzi, però. Sì, papà. Riparto. Sì. 3, 2, 1, via. Blu, eccesso.
Messi Ronaldo, chi ha vinto Ronaldo, la Lega spagnola. Protone. Elettrone, protone, bla bla bla. Protone. Vulcano ghiacciaio, l'altro è un esempio di Egitto. Gallivieri, chi faceva proprio la cena sembrava. Architetto cardinale, devi dirli giusti. Cardinale. Laula Nervi deve il suo nome. Roma da e Atene. Quale città è conosciuta come Egitto Mesopotamia, Egitto, dove sono state scritte la prima volta? Ombrino, ombrellone, esiste il fungo? Ombrellone. Ma no, di quella troia sbragata, vai avanti. Gilbert, Gilbert, spiegaglielo. Okay. Quanti minuti mi mancano? Gilbert, fai? 1 minuto e 9. Se ti sei passato su questo domande 5 volte, che cazzo fai? Gilbert, sei arrivata alla quinta. Dai, su. Cazzo è il microfono. Pessimo, eh? Trattante quasi. Ci siamo. Ok, con quanto tempo ho ancora, scusa? 1 minuto e 9. Minchia. Aspetta un attimo, zio. Però non dire, cioè, veramente, non sparare parole a caso, perché magari me le dici dopo e non vale. Dai. Benissimo. Quindi, 3, 2, 1, via. Sì, no, Apollo, sì. Figlio da pelle. Gilbert Papablù, il campione del mondo di palleggio con la testa, eh? Eccesso di fetto, una cifra cala se viene arrotondata per Messi Ronaldo, chi ha vinto più campionati di Lega Spagnola. Elettrone e protone, qual è una delle tre partecipanti? Ok. Vulcano ghiacciaio, l'Etna è un esempio di Vialli Vieri, con chi faceva coppia Mancini alla Sampdoria. Vieri. Architetto cardinale, Laura Lerdi deve il suo nome ad un Roma Atene, quale città è conosciuta per la città eterna? Egitto Mesopotamia, dove sono state scritte per la prima volta le leggi di Hammurabi. Ombrino, ombrellone, esiste il fungo? Ombrino. Ombrina. Si ammala, fa l'amore. In ambarba cicicocò, cosa fa il dottore? Fa l'amore. Leonardo da Vinci, Michelangelo, chi ha dipinto l'ultima cena? Michelangelo. Leonardo da Vinci, Michelangelo, chi tra questi artisti è noto per la creazione della Mona Lisa? Michelangelo. Archimede Euclide, chi ha pronunciato la frase Eureka? Ha parlato Gilbertone, Archimede Dio. Euclide, chi ha pronunciato Euclide per la prima volta la frase... Inferiori, superiori, sono più lunghe le ciglia? Superiori. Niente. No! Nata nel cesso. Ma sono più lunghe le ciglia superiori? Sì, va, tocca, tocca. Ma sono più lunghe le ciglia superiori di quelle inferiori? Oh, piano, piano, guarda, ma infatti, Grimbo. Non era completa. Superiori o inferiori? Le ciglia sono più lunghe tranne quelle di Grimbaud? È quello che mancava, tranne quelle di Grimbaud alla fine. No, ma scusami. Di Grimbaud sono superiori. Quelle dopo erano facili? Perché sono più lunghe quelle superiori, ragazzi. Ragazzi, solita cosa. Ragazzi, devi dire il contrario. Devi dire il contrario. Dopo Gilbert. Hai iniziato a palleggiare. Dai, ci credo. Ecco, Manapi si è svegliato dall'oceano. Oh, manca soltanto il verso. Ragazzi, per ora sono Mamuschio. Mamuschio, l'unico che l'ha killata. Bravissimo ragazzo, Bravissimo ragazzo. Bravo. Ma chi è che manca? Io, Vez, ma che il Vez, Vabbè, Vez è l'unico che potrebbe farci pareggiare. Vez, se le indovini tutta bene, se no abbiamo perso. Cioè, è molto semplice. Scusami, ma Gilbert e Papa Blu l'hanno fatto uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro. Fatto vomitare. Okay. Vediamo Vez. Vai, Vez. Oh, Vez, ti ricordo che sono 5 minuti, ci puoi pensare. Vai tranquillo, ok? Non corriamo. Copriti gli occhi. Ma cos'è la scioppa dell'atletico? È stato un po' difficile, Simo? È stato molto, molto complicato. Molto difficile, ho visto un po' in difficoltà, ti ho visto. Ero molto concentrato. Parole che si riempiono, si accartocciano. Da parentesi, escono hai fatto 3 punti in più di Blur, Simo. Fatto 3 punti in più? Dove sono arrivati, è vero? Più della metà? Sì, con un uomo che ti parlava in italiano, non con un uomo che ti parlava in ostrogoto, onestamente. Però, attenzione. Erano difficili, comunque. Ok, possiamo iniziare. Vez, no, aspetta un attimo. Oh, mi sta spendendo la testa, un attimo. Ma che ha sciarpa da Atletico Madrid? Oh? Che qua ha sciarpaccia, perché? Il volume a 1, no, non ha le cuffie. Io già le cuffie. Così ci sento sullo stesso. Tu le tiri a volume 100. Ma che cuffie sono? Queste sono limited edition 1 su 1 Red Bull perché sono player. Sarà un motivo perché sono 1 su 1. Vez, pronto? Ok. Vez, sei pronto? Solo?
Pronto? 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 Ma siamo così? C'è importante, eh? Okay. Ma io ho capito male. Oh, Vezzi, mi raccomando, siamo tutti su di te. 3, 2, 1. Volume, veicolo. Nella parola SUV, la vista per... Veicolo. Ecco, idiota. Ripensaci bene, se no è finita, Ciccio, veramente. No, beh, perché avevo visto un video di musica. Si può alzare? Sì, sì, no, pellino, yeah. Laura non c'è di neck, dai. Laura guarda, non c'è. Un poco di più, un goccetto di musica, si fidate, metà. Così? Vai. Così ci sta, così ci sta. Qua? Vai, sì, così. Sì, 3, 2, 1, via. Volume veicolo, nella parola SUV la vista per... Volume. The Beatles, The Rolling Stones, quale band musicale è stata spesso chiamata i cattivi ragazzi della musica pop? The Beatles. Marza, Don Ambrogio, chi ha un brutto rapporto con Dio? Don Ambrogio. Sì, no, qui, qua e qua, sono gemelli? No. Pesante, leggerissima, esiste l'atletica? Leggerissima. Python, Java, il linguaggio di programmazione creato da Guido Van Rossum è? Python. No. Ci sei, molto bene. Uno, via. Volume veicolo, nella parola SUV la vista per? The Beatles, The Rolling Stones, quale band musicale è stata spesso chiamata cattivi Beatles. Ragazzi della musica pop? Marza Don Ambrogio, chi ha un ragazzi, brutto rapporto le con le facciamo? Sì, no, qui sono gemelli? No. Pesante, leggerissima, esiste l'atletica? Dio. Vabbè. Python, Java, il linguaggio di programmazione creato da Guido Van... Gas o flatulenza, per cosa impazzisce Gilbert Nanà? Gas. No! Per il gas, scusami. Quindi la flatulenza. È pezzo di merda, è l'altro, è il contrario, dai, è contrario, è contrario. Ma non facevi il programmatore, tu, scusa. Ma chi è chiamato il pezzo di merda? Che è Simone che ti sta a provare a aiutare, però niente. Ok, dai, 3, hai 3 minuti e 49. 3, 2, 1, via. Volume veicolo, nella parola SUV la vista volume. Per? Beatles, Rolling Stones, quale Beatles. Band musicale? Marza, Don Ambrogio, chi ha un brutto rapporto con Dio? Sì, no, qui e qua sono gemelli? No. Pesante, leggerissima, esiste l'atletica? Python, Java, devi parlare bene. Il linguaggio di programmazione creato da Guido Van der Rossum. Gas o flatulenza, per cosa impazzisce Gilbert Nanà? Flatulenza. Est, ovest, il sole sorge a? Ovest. Prima il 50, dopo il 50, il numero 49 viene? Dopo. Tappa PogChamp. Quale popolare emote di Twitch è spesso usata per esprimere sarcasmo? Mi ripeti le scelte. K PogChamp. K. No. No, allora sono pratico. Jody, metti il Jody, quando leggi la domanda, leggi o il mezzo, perché tipo magari non sembra così, hanno K PogChamp. O K o PogChamp. Ah, quanto okay. Tempo c'ho? 3 minuti. 3 minuti. Sereno. Metti il mezzo. 3, 2, 1, via. Volume o veicolo? Nella parola SUV la vista volume. Per? Beatles, Rolling Stones. Quale band Beatles. Musicale? Marzad o Don Ambrogio? Chi ha un brutto rapporto con... Sì, no, qui qua sono gemelli? No. Pesante o leggerissimo? Esiste l'atletica? Python, Java, il linguaggio di programmazione creato da Guido Van Rossum è? Gas o flatulenza? Per cosa impazzisce Gilbert? Flatulenza. Est-ovest, il sole sorge a? Ovest. Prima il 50, dopo il 50. Il numero 49 viene? Dopo il 50. K o PogChamp? Quale popolare mod di Twitch è spesso usata per esprimere sarcasmo? PogChamp. Vulcano o ghiacciaio? Letra un esempio di? Ghiacciaio. Acido solforico o acido cloridico? Quale di questi acidi è comunemente usato per pulire e sgrassare le superfici metalliche? Solforico. Bravo. Bella o brutta? La streamer Billy è soprannominata? Adesso funziona questo. Brutta. Sudafrica, Inghilterra, dov'è stato eseguito il primo trapianto di cuore? Sudafrica. No! Era molto trasparente. Questa era bastarda. Allora, bastarda. Pronto, avanti, hai solo 2 minuti, zio. Adesso andiamo un pochino più veloci, ok? Falle tutte. 3, 2, 1, via. Volume o veicolo? Nella parola SUV, cosa? Volume. Beatles, Rolling Stones, quale band musicale è stata spesso chiamata? Marzo Don Ambrogio, chi ha un brutto rapporto con Dio? Sì o no? Qui qua sono gemelli? No.
pesante o leggerissima l'estetica? Sì, l'atletica, scusate. Python o Java, il linguaggio di programmazione creato. Gaso o flatulenza, per cosa impazzisce Gil Bernanà? Est o ovest, il sole sorge a? Ovest. Prima il 50 o dopo il 50? Il 49 dopo viene 50. Dopo? K o PogChamp, quale popolare mod di Twitch? Vulcano o ghiacciaio, letto un esempio di? Ghiacciaio. Acido solforico, acido cloridico, quale di questi acidi è comunemente usato per pulire e sgrassare superfici metalliche? Bello o brutto, la streamer Bill è soprannominata? Brutto. Sudafrica o Inghilterra, dove è stato eseguito il primo trapianto? Sì o no, Apelle, Apollo è il figlio di Apelle? No. Ma vabbè, no. Quattro volte è uscita sta domanda, quattro volte! Ma secondo me, perché l'ha letta meglio. Prima 57 volte. Appunto, figa! Non mi ricordo. Allora, sai che però calo, dai, ti riparai, potresti farcela, potresti farcela. Ci sei? Sei velocissimo. Non ce la farei mai, Vez. Scusa, aspetta. Un minuto e sette. Non ce la farei mai, Vez. Dai, ce la puoi fare, dai. Ce la puoi fare. Dai, rispondi velocemente, appena ti ricordi cos'è, ok? 3, 2, 1, via. Volume veicolo, la parola SUV, la vista per Beatles o Rolling Stones, quale band musicale? Marza Don Ambrogio, che ha un brutto rapporto? Sì o no? Qui qua sono gemelli? No. Pesante leggerissima, esiste l'atletica? Python o Java, il linguaggio di programmazione? Gaso o flatulenza, per cosa impazzisce Gilbert? Flatulenza. Est o ovest, il sole sorge a? Ovest. Il primo è il 50 o dopo il 50, il numero 49 viene? 50. K PogChamp, quale popolare mod di Twitch? Vulcano o ghiacciaio, l'Etna è un esempio ghiacciaio. Di? Acido solforico o cloridico, quale di questi acidi è comunemente usato per pulire e sgrassare superfici? No, no. Hai sempre detto sul fuori. Sì. Cavolo, fratello. No, vabbè, dai, però secondo me ce la può fare in 30 secondi. Dai, riproviamo. Per un ipotetico spareggio che poi finirebbe con. Cioè, pareggio che finirebbe con uno spareggio, blocchiamo il tempo e deve dirle tutte. Dai, sennò. Ok. Dai, sì. Come abbiamo fatto per il l'hai fatto. Più che per il meme, per il content. Dai. Hai proprio fatto l'altro giro io. Facciamo un altro. Allora va bene. Sì, dai, famosi un altro allora, giro. Dai, allora facciamolo. Facciamolo. Di riscaldamento, sì. Era. Sì, primo, hai ragione. Hai proprio ragione. Allora adesso andiamo. Vai, 3, 2, 1, via. Volume veicolo. La parola SUV sta per. Aspetta, quello non ho scopato il tempo, però. No, zio. No, no, non è volume o veicolo. No, Vez, vai. Vabbè, raga, com'è andata? Cioè, è finito il tempo. No, allora, no, però. Allora, volume. Allora, tanto il tempo sta andando, ma Vez, fai così. Adesso, giusto per vedere se avresti vinto come Gilbert. Ma no, se no ci spoileranno delle domande. Tanto sì, no, punto esatto. Ok, hai ragione. Hai perso, Vez, mi dispiace. Bravo, Vez, bravo, guarda, è stato molto bravo, Vez. Molto, molto bravo. Oh, bravo, ecco, dai. Non vedo più un cazzo. Io ragazzi, lo dico. Io ho segnato Manuxo. Ha vinto e gli mancavano ancora 2 minuti e 0-1. Manuxo, se indovini, se le fai tutte giuste, cioè se riesci a vincere, 20 sub ti regalo. Ma se no me ne dai 5. Ma pensando quando stream che quando stream sto Cristiano, ma com'è che funziona? No, green balls. Io green propongo balls. Di invertire me e Jody per un giro. No, non sono in grado. Bello, vabbè, sì. Però è bello, facciamo giocare anche Jody. Dai, let's go, Ski Jody, dai. Aspetta, però Simo, posso leggerle io? Posso leggerle io? Sì, no, voglio farlo io, voglio leggerle io le domande, che mi piace parlare velocemente. Se hai notato, ti piace pure una misticanza di parole, eh? Sì. Gioco clamoroso, con bellissimo. Ma ok, ma è Jody che però in che gara partecipa? Sei andato molto bene, Pezzo, mazza, l'hai chinata, bravissimo. Sì, il problema è che non tu non ti rendi conto di... Del tempo e di quante sono le risposte, le domande. Ma è molto complicato, sì, davvero. Ma dove è andato Jody in tutto ciò? Jody? Merda. Lizzo, ben tornato. Allora, Jody, io Manuxo gli fa le domande Ragnar, Cioè, io ho deciso questa cosa. Cioè... Ufficiale? Sì, ufficiale, a Manuxo fa le domande Ragnar, non voglio sentire nessun tipo di cambiamento in questo, perché sì. Ah, ma ragazzi, c'è un problema, c'è un piccolo, devi c'è un piccolo link, problema. Mi metti il link, lo faccio io. Vabbè, ce l'ho il link, cazzo stai dicendo? Vabbè. Sì, me l'hai mandato te il link. Sì, no, però me lo devi mandare su... Oh. Mandamelo su... Su dove? Niente, nessuno. Ma su WhatsApp me l'hai mandato te? Scusami. No, Perché sei buggato? Cosa succede? Perché la mia vita è una merda. Ma semplicemente premo la barra spaziatrice. Ah, ok. E premo il meno se mi dici, cioè mi dici giusto, okay, io premo la barra spaziatrice. Nel chill. E
Posso chiedere un pelo di musica? Ok. Ma che cazzo c'entri tu, scusa? Metti un po' di musica, metti un po' di musica. Grazie. Inizio i Blinding Lights di The Weeknd. Ci siamo, zitti, dai. Ci siamo. Sanremo, eh. Vai. Ah, ah, ah. Ci siamo? Vai. 3, 2, 1. Circo Cantina, come viene chiamato il salotto di Greenbaud? Cantina. William, okay. William Shakespeare, Charles Dickens. Chi scrisse l'opera Romeo e Giulietta? Charles Dickens. Giusto. Olimpiadi estive e Olimpiadi invernali. In quale tipo di Olimpiadi si gareggia principalmente in sport come il nuoto e l'atletica? Olimpiadi invernali. Giusto. Vialli Vieri, con chi faceva coppia Mancini e la Sampdoria? Vieri. Giusto. Rihanna, Beyoncé, chi è più giovane? Beyoncé. Giusto. Davide o Golia, durante la lotta chi si prese un sasso in fronte? Davide. Giusto. 40 o 12, quanti anni può vivere al massimo un oca? Doppio punto di domanda. 12. Giusto. Ale della Giusta, Luca Campolunghi, chi ha girato la serie su YouTube riguardante il dark web? Campolunghi. Giusto. Rivoluzione francese, rivoluzione industriale, quale evento ha avuto luogo per primo? Industriale. Giusto. Sì o no, qui qua qua, sono gemelli? No. Giusto. Gatto o cane, quale animale domestico è noto per il suo miagolio? Cane. Giusto. Sapere e capire, Socrate diceva di so di non? Capire. Giusto. Amazzonia Nilo, qual è il fiume più lungo del mondo? Amazzonia. Giusto. Venezia Amsterdam, in quale città si trova il quartiere a luci rosse noto come The Wallen? Venezia. Giusto. Marzini Marzano, qual è il cognome di The Real Marza? Marzini. Giusto. Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri, chi è l'autore della Divina Commedia? Boccaccio. Giusto. 1622-1545, anno d'inizio del Concilio di Trento. 45. No! Io ho sentito avanti, un caso. Avanti. Cazzo, togli cosa? Ma sbagliarmi. Avanti. Io ho sentito dai, Grimbo! Dai, veloce. 2, 1. Circo Cantina, come viene chiamato il circo di il salotto di Grimbaud? Cantina. William Shakespeare, Charles Dickens, chi si segue per Romeo e Giulietta? Charles Dickens. Olimpiadi estive, Olimpiadi invernali, quale tipo di Olimpiadi si gareggia principalmente? Vialli Vieri, con chi faceva coppia di Mancini alla Sampdoria? Vieri. Rihanna e Beyoncé, chi è più giovane? Beyoncé. Davide Golia, durante la notte chi si prese un sasso in fronte? Davide. 42, quanti anni può avere al massimo un'oca? 12. Ale della Giusta, Luca Campolunghi, che ha girato la serie su YouTube riguardante il dark web. Campolunghi. Rivoluzione francese, rivoluzione industriale, quale evento ha avuto luogo per primo? Industriale. Sì o no, qui o qua, sono gemelli? No. Gatto cane, quale animale domestico noto per il suo miagolio? Sapere e capire, Socrate diceva so di non? Capire. Amazzonia Nilo, qual è il fiume più lungo del mondo? Amazzonia. Venezia Amsterdam, in quale città si trova il quartiere luci rosse noto come The Wallen? Venezia. Marzini Marzano, qual è il cognome di Real Marza? Marzini. Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri, che è l'autore della Divina Commedia? Boccaccio. 1622-1545, all'inizio del Concilio di Trento. 22. Grecia-Roma, in quale antica civiltà si trovava la città di Sparta? Roma. Giusto. George Washington Thomas Jefferson, chi è stato il primo presidente degli Stati Uniti d'America? Jefferson. Giusto. Sahara o Atacama, qual è il deserto più grande del mondo? Atacama. Giusto. Greco-latino, la parola cactus deriva dal? Latino. Sì. Io non ti apporto, questo è come quello che ti dice Pietrelli alla verifica, una notte e mezzo, va. Senta, quando vuoi. Però Manu si è andato meglio. Però Manu si è andato meglio. No, Manux è andato meglio. Comunque Manu clamoroso, Manu, ragazzi. Manu gli ha dato tutte le domande facili. Beh, erano un po' facili. No, sì, è vero, erano abbastanza facili le mie.
Gigi, no, vabbè, no. Jody lo calcoliamo nel coso. In realtà possiamo anche non fare tutto un giro. Facciamo adesso che stiamo 1-1 e c'è il grande spareggio, dove ogni capitano sceglie il suo prediletto da mandare in fight, che non può essere due volte lo stesso, però. Di fila. Oppure allora semplicemente i due capitani si sfidano. No. Ok. Ok, aspetta. Adesso abbiamo un altro domandaro. Per Manuxo, come richiesto da, da Gianmarco. Grazie, ma quindi va Manuxo, perché se va Manuxo è punto assicurato. A sto punto faccio mandare Gianmarco che non ha mai vinto. Ma che assicurato? Mo' perché Manuxo è stato bravo una volta, magari in realtà gli ha detto solo fortuna. Ma che significa? Ah, no, ma infatti vai, io me l'accollo. Mi accollo di perdere. Ma Manuxo non era una seconda chance. Signori! Dare una seconda chance a Gianmarco io, perché no, leccami le palle. No, io voglio vedere. No, io voglio vedere Ragnar che ti fa le domande a te. Sì, no, riservato, comunque. Perché sì, perché mi fa ridere. Secondo me mi fa ridere la cosa. Oddio, che fa Gilberto? Gilberto, vuoi farlo tu per la loro squadra per vincere? Sì. No, zio, ha deciso lui di demonia di prima. No, ha deciso lui per lui. Non ha deciso lui per noi. No, Gilberto, ma che fai? No, vi salvo, ragazzi. No, decidete voi. Io approvo. Aspetta un attimo. Ok, sta arrivando una persona che potrebbe fare le domande a Manu. Io non lo so, lascio a voi la scelta. No, Manu, Gilbert, io manderei Manuxo, perché sennò perdiamo, cioè potremmo perdere. Cioè con Manuxo andiamo un po' più sulla sicurezza. Sì, Gilbert è un po' esatto. Abbiamo perso già l'altra volta con l'altro gioco. Se perdiamo pure oggi siamo degli zimbelli. È per quello là che dobbiamo vincere adesso. Esatto, e forse Gilbert non sei con tutto il bene. È un gioco bene, di squadra, Gilbert. È un gioco di squadra, bisogna capire anche le proprie... È un gioco Gilbert... di squadra, cioè Gilbert, secondo te tra noi chi è il più forte? Dovremmo mandare il più forte a giocare, Gilbert. E Manu ci ha vinto per fortuna. Bello, allora, le mie erano facili. Manu! Le mie erano facili. Veniano! Il ragno! Del mondo. Il ragno. Hop hop. È serio però, fermo. Una foto. Oh, le tenebre arrivano anche per te, bro. Le tenebre arrivate anche per te. Le chi, Gilberto? Le tenebre. Campo a piagne, male. Bonolis, sei a posto? Signori. Stessa felpa da non so quanto tempo. Io non so, non è una felpa, cazzo. Vabbè, non è una felpa. Ma c'avevi pure il Games Week quella. Sì, no, sì, no, sì, non era bianca, era nera. Era nera. La domanda è: dov'è quella cosa che ti ho dato a te? Ce l'ho. Ce l'ho. L'ho fatta anche vedere in stream tanto tempo fa. L'ho fatta vedere. Cos'è? Ma è una cosa di cui non andare fieri, onestamente, Ragnaro, cioè non era andare fierissimi, signori. Buonasera, benvenuti popolo di Twitch. Che bello, vedi, guarda che belle facce. Grazie. Siamo belli, Ragnaro. Siamo belli, guarda, c'è anche Manuzzo, grande Manuzzo. Allora, dietro c'hai il mercato di Robo. Sì, è un po', sì, molto confusionario. Ragnar, se conosci il format... Sì, avanti un altro. Perfetto. Gioco finale, però. Dovrai fare tu le domande, ok? Quindi c'è Manux che deve rispondere. Le vedi qua in sovraimpressione. Devi essere molto veloce a farle. Okay, deve essere il Bonolis della situazione. Di base, posso fare una domanda a Ragnar prima che inizi a fare le domande a Manux? Ragnar, una ipotetica 100 tiri, quanti corte faccio? Allora io... Inizia a presentarti e poi ne riparliamo. Inizia a presentarti perché puoi scappare, Giammo. Ma prima o poi arriva, ma non mi posso nascondere. Dillo a Matteo Messina Denaro, è un Gilbert italiano. Ma cosa stai facendo, Manuxo? Si deve vendare. Ah, no, okay, no, mi devo vendare. No, stavo stesso per fare un attentato. Ok, no, niente, a posto. Okay. A posto così. Ok, pronti, possiamo iniziare. 5 minuti di tempo. Deve dare la risposta sbagliata, chiaramente. Ok, Jody. Devi leggere le due risposte, Ragnarò, e poi devi dare la domanda. Esatto, prima quella scritta in rosso, che sono le due risposte, mood, e poi leggi la domanda. Il mood arriva. Calmi, mi serve il mood. Okay. 3, 2, 1.
Via. Bella o brutta la streamer Billy è soprannominata? È soprannominata? Brutta. Ok. L'asino e il bue in un famoso detto a dare del cornuto è? L'asino. Prima il 50, dopo il 50, il numero dopo 49 il viene. Eccesso di petto, cifra calassina. Eccesso. Piazza San Pietro, Piazza Novana. Ragazzi, fermi un attimo. Io sono dislessico, quindi rompetemi il cazzo. No, ho sbagliato. Okay. Aspetta, ho sbagliato io perché sono andato avanti. Allora, io okay, vai, allora, veloce, veloce. Piazza San Pietro, Piazza Novana, Navona, avete capito? In quale piazza di Roma si trova la Basilica di San Pietro? Navona. Bravo. Marinaro capriccioso, si prepara senza funghi la pizza? Capricciosa. Joker o Matteo HS, che è stato coinvolto in un caso di sabotate nell'ultimo anno? Matteo HS. Pianoforte o chitarra, quale strumento musicale ha le chiavi nere e bianche? Chitarra. Leonardo da Vinci o Michelangelo, chi ha dipinto la celebre opera La creazione di Adamo nella Cappella Sistina? Da Vinci. Sì o no, Apollo è figlio di Apelle? Sì. Una partita bocce si può scusami. Sì, no, in una partita bocce si può colpire il boccino? No. Python o Java, il linguaggio di programmazione creato da Guido Van Russom è? È Java. Ragazzi. Bravo. Hemingway o Fitzgerald, chi ha scritto Il Grande Gatsby? Hemingway. Gilbert o Papa Blu, il campione del mondo in pareggi testa è? Papa Blu. Davide Golia, durante la lotta chi prese un sasso in fronte? Davide. Caso o flatulenza, per cosa impazzisce Gilbert Nanà? Flatulenza. Elettrone o protone, qual è le tre particelle stesso fondamentali che protone compongono un atomo? Netflix o Amazon Prime Video, in quale piattaforma è stata trasmessa la serie The Marvelous Mr. Maisel? Netflix. Cassa o cassonetto, cosa spacca Grimbald strillando? Cassonetto. Frida Kahlo o Giorgio O'Keeffe, come chi è famosa per i dipinti di fiori in grande scala? Penso Frida. Legend of Zelda Final Fantasy, qual è il gioco sviluppato da Nintendo incentrato sulle avventure di Link? Final Fantasy. Far Cry. Vabbè, dai, me la truffa. Bro, l'hai fatto letteralmente te il gioco, Simo. Ragazzi, la metà erano quelle di prima. Me ne ricordavo. Togliete il cellulare a Manuxo. No, avevo una cosa. Leonardo, preciso e elegante nello stile. Molto stile, però, ragazzi. Guarda, mi ha messo hype. Vero, anch'io ero in hype. L'ho caccato sotto alla fine, infatti l'ho fatto finire. Gasavi, un demone, ingiocabile. Pazzesco. Bisogna caricare. Signori, parteciperò, sarò il prossimo conduttore di... Vuoi provarla? Ma è la tua stanza o è uno studio? No, la mia stanza. È stanza? Ho dipinta io, ho montato tutto io. Signori, ci ho messo un po', però ce l'ho fatta. Grazie, Giammo. È la tua invece o è uno studio il tuo? No, la mia è una camera in realtà. Ma adesso sì, ma ho levato tutto, che mi devo trasferire, quindi ho levato tutto quanto. Ma sei di nuovo tornato? No, adesso sto sull'isola in questo momento. Quando è che torni in Italia? Quando è che torni in Italia? Fate i cazzi vostri, fate. Quando è che torni? Fate i cazzi vostri. Madonna. Quando ritorno qui? Quando? Oh, mi vengono a cercare all'aeroporto. Non posso dire neanche il giorno che mi guardano gli aeroplani sul coso flight tracker e mi portano zella e mi gufano che deve cascare. E mi mandano gli screen sui cascasse. Che uno stanza qui per me. No. C'è uno stanza qui per te. Io ho preso la casa due stanze. Eccolo là, te lo vuole ficchiare. Ma aspetta, l'altro per capire ma aspetta, per chi, dove Gilbert? Dove la stanza, Gilbert? Sì, è lì. Ma in che città? No, Como, sul lago di Como. Sul lago di Como, è bellino.
bello, è bello, seria. È bello, si vede il lago? Sì. Oh. No, non si vede niente, l'ho vista. C'è tutte quante il beh, stai da lì dietro, da lì dietro si vede il lago. Sì, sì, da lì basta però, beh. Gilbert. C'è un posto per tu, quando ritorno qui e qui, basta. Okay, okay. Buono a sapersi, buono a sapersi. Va benissimo. Va okay, ok. Capodanno 2024. Siete pronti? Cosa? 24-25. C'è una ragazza africana che ce l'ha conservato. È bello. No, no, ma c'è bello. Oh, no, ma non c'è bisogno, veramente. Non, c'è bene, non si dice di no. Ma che l'hai messa dentro al frigorifero e la tiri fuori? Che cazzo hai fatto? Vabbè, un matrimonio è tutto tranquillo. Non ti preoccupare. Ci non spende niente. Ci non spende per la cittadinanza. L'unica cosa che ci devo spendere. E vabbè. Sono gli strappi. È incredibile. Non... non è una cosa bellissima. Comunque, cosa... grazie Ragno. Grazie mille per essere passato. Grazie Ragno. La prossima volta. Ci vediamo a breve. Ci vediamo a breve. Oh. Le tenebre arrivano in aperta. Non ho capito. Tieni l'email aperta. L'email aperta. Tu mi devi ancora inviare la foto del dito con l'unghia incarnita. Ce l'ho, perché? Te lo può assicurare, te lo può assicurare Manuxo. E lui cerca nel numeri di telefono. Molto schifo Ragnar, non la vuoi la foto? L'ho vista se io. Lui cerca, ma questo era il motivo, vabbè, lui sa. Se tu cerchi il numero di telefono è il mio numero. Sto ancora assolutamente. Aspettando. Sto ancora aspettando. Ah sì, tu tieni tutto aperto. Tanti, anche i tuori amici tenessero tutto aperto, email, telefono. Va bene. Signori. Va Ragnar. Ottimo. Ciao Ragnone. Ciao bello, grazie. Buona Ragnar. 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 Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Follia. Un fenomeno Marluschio, un fenomeno bastante. Ma sì, Ragno... lo devi levare te, lo devi. Ma no, ma basta male che chiudi la pagina di Chrome. Basta che chiudi la pagina di Chrome, Ragnar. Che fatica. Cioè, io dovrei gestirla. Ma queste robe non le devo gestire io, cazzo. Vabbè, ciao Ragno. Ciao Ragno. Ciao, ciao. Cacciato io. Che fenomeno il Ragno, pazzesco, ingiocabile. Vabbè, e Manu ha vinto, quindi vabbè, ci avete completamente umiliato. Manu ci ha completamente umiliato. No, questo era il grande scontro. No, esatto, perché eravamo 1-1 in pareggio round. Quindi c'era da mandare il più forte. Io ho mandato Manu, ancora... tu devi scegliere Grimbo chi mandare per provare a pareggiare nel caso mandarla ad oltranza. E chi è più forte tra noi? Simo, io, te o Vez? Bocchia che ha fatto più punti, non lo so, non mi ricordo. Cioè, secondo me... Vabbè, a parte Jody. Appena fatto. Secondo me Joe dovresti andare. A me me ne mancavano 4 alla fine. Sì, vai, ma è andato meglio. Joe, sì, bene. Ah, pronto a fare un'altra figuraccia. Non ascoltarlo. Non ascoltarlo. No, Joe, in napoletano con più gamer, provaci Tezzi, non si capiva un cazzo, non si capiva. Dai. Silvia è bentornato, Massi carica, ragazzi, per esame. Bentornato. Grimbo, okay. Quando ti pare 20 sub a Manuxo comunque, ricorda. No, non le voglio, non le voglio. Grazie Manu. Ci sono. Davvero grazie. In live. Non le voglio, non le voglio. Ma che fa? Ma non le vendo. Sono 80 euro, cioè dai, mi prendo. Grazie mille. Manu. Oh, grazie mille. Okay. No, non le voglio, fai, Simo, non le voglio. Grazie. Io ci sono. Non sono in stream, non le voglio. No, ma insisto, te le do, ragazzi. Manu. Ma dalle no, ma guarda, ma tranquillo. Okay. Dai, no, semplicemente detto insisto solo per avere la certezza che non le volevi. Sto tranquillo. Insisto a darmela a me, Simo, per favore. Dai, dai, fate brillare Joe. Vai. Allora, 3, 2, 1, via. Uno, via. Champagne gin tonic. Questo pisce è meglio del Sara Atacama. Qual è il deserto più grande del mondo? Pitagora Euclide. Il teorema dell'ipotenusa è attribuito a Pitagora. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. 3, 2, 1, via. Champagne gin tonic. Questo pisce è meglio del Champagne gin tonic. Sara Atacama. Atacama. Madonna. Pitagora Euclide, il teorema di ipotenusa 50-500, i numeri romani, lettera D indica 50. Bravo. Daniel Suman, Frankie Wood, chi ha sviluppato Crab Game? Daniel Suman o Frankie Wood? Daniel Suman. No. No. Ricomincia. Ma non 3, so che cazzo è Frankie, 2, vai. 1, via. Champagne gin tonic, questo piscio è meglio del Sara Atacama. Qual è il deserto più Atacama. Grande del mondo? Pitagora Euclide, il teorema di ipotenusa 50-500 in numeri 50. Romani, la lettera D. Daniel Suman o Frankie Wood, chi ha sviluppato Crab Game? Frankie Wood. Partire, arrivare, chi prende commiato sta per arrivare.
Enigma Mystery, la macchina cifrante tedesca nella seconda guerra mondiale si chiamava? Mystery. Colosseo o Pantheon, quale di questi antichi edifici romani è famoso per essere un anfiteatro? Pantheon. Stipendio o affitto, cosa mi dà il datore di lavoro? Affitto. Tibia o perone, quale osso è più sottile? Perone. No! Si ricomincia. Oh, ma figa, ma solo a me capitano tutte le nuove. Ci è vero, non c'è una vecchia. 2, 1, via. Champagne gin tonic, questo piscio. Sara Atacama, qual è il deserto più grande del mondo? Pitagora Euclide, il teorema dell'ipotenusa è attribuito a? 5500, numero mai lettera 50. D indica. Suman o Wood, chi ha sviluppato Wood. Crab Game? Partire o arrivare, chi prende commiato sta per? Arrivare. Enigma o Mystery, la macchina cifrante Mystery. Tedesca. Colosseo Pantheon, quale di questi antichi edifici è famoso per essere un anfiteatro? Pantheon. Stipendio affitto, cosa mi dà il datore di lavoro? Affitto. Tibia o perone, quale osso è più sottile? Tibia. Marzini o Marzano, qual è il cognome di Marzini. Real Marza? Rio de Janeiro o Brasilia, qual è la capitale del Brasile? Rio de Janeiro. Tennis o golf, quale sport è il protagonista del film Lezioni di piano? Tennis. Perfetto. 3, 2, 1, via. Champagne o gin tonic, questo pisce. Gin tonic. Sara Atacama, qual è il deserto? Pitagora Euclide, il teorema dell'ipotenusa attribuito a? 5500, numero romano, lettera D indica. Daniel Suman o Frankie Wood, chi ha sviluppato Crab Game? Partire o arrivare, chi prende commiato sta per? Enigma o Mystery, la macchina cifrante tedesca nella seconda guerra. Colosseo Pantheon, quale di questi antichi edifici romani? Stipendio affitto, cosa mi dà il datore di lavoro? Tibio perone, quale osso è più sottile? Tibia. Marzino Marzano, qual è il cognome Marzini. Di Real Marza? Rio de Janeiro o Brasilia, qual è la capitale del Brasile? Rio de Janeiro. Tennis o golf, quale sport è il protagonista delle lezioni di piano? Bagnare, asciugare. Aspergere è un sinonimo di? Asciugare. Archimede Euclide, chi ha pronunciato la frase Eureka? Euclide. Bravo. Giove e Saturno, qual è il pianeta più grande del sistema solare? Saturno. Barcellona o Madrid, in quale città si trova il parco Güell? Güell. Il parco? Güell. Barcellona o Madrid? Sì. Barcellona. Tre. Hai un minuto e trenta. Hai un minuto e trenta. Un minuto e trenta. Te ne mancano altre cinque. Figa no, di Dio. Compresa questa sei. Quindi vai, adesso andiamo belli spediti, ok? Vado velocissimo, 3, audio. 2, 1, via. Champagne gin tonic, il piscio. Gin tonic. Sara Atacama. Pitagora Euclide, il teorema dell'ipotenusa. 5500, numero romano, lettera 50. D. Suman o Frankie Wood, chi ha sviluppato Crab Game? Ok. Partire e arrivare, chi prende il commiato sta arrivare. Per? Enigma o Mystery, la macchina cifrante tedesca nella seconda guerra mondiale. Colosseo Pantheon, quale di questi antichi edifici romani famoso per essere un anfiteatro? Stipendio affitto, cosa mi dà il datore di lavoro? Tibio perone, quale osso è più sottile? Tibia. Marzino Marzano, qual è il cognome di Real Marza? Marzini. Rio de Janeiro, Brasilia, qual è la capitale del Brasile? Tennis o golf, quale sport è protagonista del film Lezioni di piano? Bagnare, asciugare, aspergere, sinonimo di? Asciugare. Archimede Euclide, chi ha pronunciato la frase eurica? Euclide. Giove Saturno, qual è il pianeta più grande del sistema solare? Barcellona Madrid, in quale città si trova Parco Güell? Madrid. Blur Rozzano, chi detiene il record di Spectus Twitch? Blur. San Carlo San Lorenzo, a Milano ci sono le colonne di? San Carlo. Architetto cardinale, Laura Nervi deve il suo nome cardinale. Ad un Grammy Nobel, Barack Obama ha vinto due Grammy. Era l'ultima. Ma come ha vinto io? Ma che Grammy ha vinto? Che serie ha fatto Barack Obama? Nobel per la pace, bitch. No, è vero, ma scusa, allora dovrebbe essere il Grammy. Nobel per la pace. Si ha vinto il nome per la pace, giusto allora. Grammy? Io ho detto Grammy. Ma secondo me è giusta, no. Come l'ha detto. No, ragazzi, ha detto Nobel. Vabbè, ciao. No, io ho detto Grammy. Ha detto Grammy. No, ha detto Grammy. Aspetta, cerchiamo. Ha detto Grammy, però ha sotto la Grammy. Risposta, la risposta giusta era Nobel. Sotto la risposta, quindi in teoria. La domanda è, ha vinto essere. Più Grammy o più Nobel o più? Perché ha vinto anche dei Grammy. Vediamo subito. Ha vinto anche Grammy. Dei Grammy. Tre Grammy. Ah no, due Grammy ha vinto. Obama. Barack Obama ha vinto due
2 Grammy. Eh sì, perché ha vinto il Nobel per la pace. Ne ha vinto uno di Nobel. Ah, è giusto. Fa vedere l'ultima. Fa vedere l'ultima. Era questa. Era questa. Era questa l'ultima. Ha vinto due, no, ha vinto 2 Grammy, effettivamente. Oddio. È proprio la tua vita. Perdente, loser. Brutta che questa. Sconfitta pesante. Brutta. Sconfitta crucevole. A me tutte diverse. Tutte diverse. Dremmi sono la capitale. Fender Gianmarco. Fender Gianmarco. Vai, Gianmarco. Dai. Dai, facciamo questa parte finale con Giambo, dai, forza. Dai, Giambo. Dai, Giambo, dai, così, dai. Puoi vincerla. Ma non allora, mi va, no, senza dai, totale lingue strane. Prenderli in giro e poi vincerci anche davanti, cioè, guarda, me la collo. Ma anche perché Giambo, il fatto è che ormai sono state tutte viste, tutte sentite, quindi guarda, ti verranno solo robe. Solo ma guarda come che... mi sta gufando. Cioè, doppio loser se non vinci questa. Ma stai generando la situazione per il quale tutti si aspettano che io vinca. Vabbè, ma vinci ancora. Ma vinci questa dai. Cosa è ridicola. Non vabbè, vincere è impossibile. Prendila con ragazzi. Comodità. Con ma comodità. Sì, ma me la compro, la faccio. E poi il tuo primo turno è il tuo primo turno in italiano. Quindi dai. Vero anche. Assolutamente. Dai. Quando vi pare, ragazzi, un po' di musichetta, però. Musica ti arriva subito nel chilling, via. Grazie. 3, 2, 1, via. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo avanza. Il tiro alla fune? Monte Everest, Monte McKinley. Quale di questi è il punto più alto d'America del Nord? Monte ciao. McKinley. Grande. Sbagliato. 3, 2, che cazzo 1, so? Via. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo il tiro avanza. Alla fune? Monte Everest, Monte McKinley. Everest. Manzoni o Leopardi? Chi ha scritto l'Ode marzo 1821? Leopardi. Bravo. Enigma Mystery. La macchina cifrante tedesca nella seconda guerra mondiale Mystery. Si chiamava? Frida Kahlo o Giorgio O'Keefe? Chi è la famosa Frida per Kahlo. Di fiori? Breaking Bad, The Sopranos. Quale serie televisiva ruota attorno a un professore di chimica? The Sopranos. Grimbaud o Blur? Il miglior streamer d'Italia è? Grimbaud. Ah, l'ho fatto io le domande, no. Coglione. Ah, le ha fatto lui, ti commento. Che ti metto che sei il migliore d'Italia? Piace da capo, vai. Dato che culo che ti è uscita con Blur sta roba, veramente. Dai, devi, per il meme devi dire Blur. Devi dire Blur. La risposta giusta è Blur. Spiace, okay. L'ho fatto io. 3, 2, 1, via. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo al tiro alla fune? Everest o McKinley, quale di questi? Manzoni Leopardi, che ha scritto l'Ode marzo 1821? Leopardi. Enigma Mystery, la macchina cifrante tedesca nella seconda guerra mondiale. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe, che è famosa per i dipinti. Breaking Bad e The Sopranos, quale serie televisiva a ruota? Greenbaud o Blur, il miglior film d'Italia? 70-80, Arancia Meccanica, un film degli anni? Madonna puttana, 80. Asia, Europa, la Russia ha la maggior parte del suo territorio in? Asia. No! Niente. Perché? Perché in Europa, effettivamente in Asia. È in Asia che ha la maggior parte del suo territorio geografico. Quella sbagliata. Ah, è vero, le regole del avanti un altro. Che sciocco, sbaglia, dice le regole vere. Porca miseria. Ok, adesso le capite. Sì, le dovrei aver capite. Ok. 3, 2, 1, via. Avanzi, indietreggia. Chi sta vincendo il tiro alla fune? Everest o McKinley, quale di questi punti? Manzoni Leopardi, l'Ode marzo Leopardi. 1821. Enigma Mystery, la macchina cifrante Mister. Tedesca. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe, chi è famosa per i dipinti? Breaking Bad e Sopranos, quale serie televisiva ha trovato attorno? Greenbaud o Blur, il miglior stream in Italia, Blur. 70-80, Arancia Meccanica, è un film degli anni? Asia, Europa, la Russia, la maggior Europa. Parte del suo territorio in? Giallo o rosso, nel biliardo la palla numero 1 è di colore? Gialla. È incredibile come i 50 e 50 che uno non sa li butta a cazzo e sbaglia. Ma devi dire quella in sbagliata realtà, eh. In chi gioca a biliardo? Dai. Dai, veloce. Focus 2, 1, via. Avanza, indietreggia. Chi sta vincendo? Monte Everest, Monte Everest. McKinley. Manzoni Leopardi, Lode Leopardi. Marzo 1821. Enigma Mister, la macchina cifrante tedesca Mystery. Nella seconda guerra. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe, chi è famosa Frida. Per i dipinti? Breaking Bad e Sopranos, quale serie televisiva? Greenbaud o Blur, il miglior streamer? Blur. 70-80, Arancia Meccanica, 80. Un film degli anni? Asia, Europa, la Russia, la maggior parte del suo territorio in? Giallo o rosso, nel biliardo a palla di colore? Chitarra o pianoforte, lo strumento a sei corde? Chitarra.
Ma vabbè, niente. Ma fermo. Ma via, ce n'era una uguale prima, dei tasti. Devi dire il contrario. Devi ascoltare. Va bene, Gioia. 2, 1, guarda che ce la fai, hai 2 minuti e 40, ce la fai facile, Giammo. Bene. Allora, 3, 2, 1, via. Avanza in dietreggia, chi sta vincendo il tiro alla fune? Monte Everest, Monte McKinley, quale di questi punti? Manzoni Leopardi, Lotte Marzo 1821. Enigma Mystery, la macchina cifrante Mister. Tedesca. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe, chi è famoso per i periodi finti, ok? Breaking Bad, The Sopranos, quale serie televisiva? Ruota. Green Bad Blue, il miglior film d'Italia. Blur. 70-80, Arancia Meccanica, un film degli anni. Asia, Europa, la Russia, la maggior parte del suo territorio in giallo rosso. Nel biliardo, la palla numero uno è di colore. Chitarra, pianoforte, lo strumento a sei corde è Marte o Venere. Quale pianeta è noto come la stella del mattino? Marte. Estivo, invernale. La malga è un tipo di pascolo. Ciao. Invernale. Bravo. Batteria, flauto. Quale strumento musicale appartiene alla famiglia dei legni? Batteria. Bravo. Repubblica, monarchia. In quale forma di governo il capo dello Stato è eletto e non ereditario? Scusa. Repubblica. No. Repubblica, monarchia. Non è eletto. Appunto. Monarchia. Repubblica, ho detto. Sì. Ho detto Repubblica. È presente che devi dire il contrario, no? Ma se che la pensi e dici il contrario. No, presente. Avanti un altro. Aspetta. Forse non vede bene. Guarda il logo del no, non si riesce a far vedere il logo. Quanto me ne rimangono? Quanto tempo? Grazie, per favore. 1:38. Allora, 1:38. Vado sparato. Me ne rimangono, non ho sentito, perdonate. Se ne rimangono dopo queste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, vabbè, facilissimo. Dai. Facciamo. Vai. Hai già in saccoccia. Vai. 3, 2, 1. Avanza e indietreggia. Chi sta vincendo al tiro alla fune? Monte Everest, Monte McKinley. Quale di questi punti? Manzoni Leopardi, Lode Marzo 1821. Enigma Mystery, la macchina cifrante tedesca. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe. Frida. Chi è famoso per Breaking Bad e Sopranos? Quale serie televisiva ruota attorno? Green Bad Blue, il miglior stream in Italia è? 70-80, Arancia Meccanica, un film degli anni. Asia, Europa, la Russia, la maggior parte del suo territorio. Giallo rosso, nel biliardo la palla numero uno è di colore. Chitarra, pianoforte, lo strumento a sei corde è? Marte e Venere, qual è il pianeta noto come la stella del mattino? Marte. Estivo, invernale, la malga è un tipo di pascolo. Attenzione. Batteria, flauto, quale strumento musicale appartiene alla famiglia dei legni? Batteria. Repubblica, monarchia. Monarchia. In quale atomo, molecola, quale di queste è considerata l'unità fondamentale della materia? Atomo, molecola. Molecola. Virtù, necessità, si dice che aguzza l'ingegno la... Necessità. Sei un grande. Ciao. Il re. Ragazzi, è tempo di dire una cosa. Neanche una già fatta. Sì, è vero. Neanche una già fatta. Arancia Meccanica era capitata esattamente a te prima. Sgozzo. Neanche una già fatta. In giù, come i maiali. Tra l'altro ne hai beccata una non... che era, sembrava già fatta, ma non lo era, quinta pure inculato. Quindi, posso dirti, Giammo, Giammo. No, 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 Giammo. Guarda che hai 43 secondi. Ce la puoi fare. Si fa senza problemi. Vai. Sì. Allora, vai. Allora, non farla scazzato. Dille proprio subito. Perché hai fatto. Io appena sento che dici quella cosa, vado dritto. Ok? Va bene. Vai. 3, 2, 1, via. Avanza di 3. Chi sta vincendo il tiro alla fune? Everest, McKinley. Quale di questi punti? Manzoni, Leopardi. Lode, Marzo 1800. Enigma, Mystery. La macchina cifrante tedesca. Frida Kahlo, Giorgio O'Keefe. Famosa per i dipinti. Breaking Bad e Sopranos. Quale serie televisiva? Green Bad Blue. Il miglior stream d'Italia. 70-80, Arancia Meccanica, un film degli anni. Asia, Europa, la Russia, la maggior parte del suo territorio in giallo rosso, il miliardo, la palla numero uno di colore. Ti darà pianoforte. Lo strumento a sei corde. Marte, Venere, quale pianeta è noto come la stella del mattino? Estivo, invernale, la malga è un tipo di pascolo. Batteria, flauto, quale strumento musicale? Repubblica, monarchia, in quale forma di governo il capo di atomo, molecola, quale di queste considera l'unità fondamentale? Virtù, necessità, si dice che chi aguzza l'ingegno. Star Wars, Star Trek, quale di. Finito. Vai, leggere lo stesso. Leggere lo quale stesso. Di questi francesi cinematografici è noto per l'uso della forza? Star Trek. Batman, Robin. Cremonini canta Nessuno vuole essere Batman. Attenzione. Stallion TV, Cavalli Rampanti. Come si chiama il canale YouTube di Tumblr? Devo dire quella sbagliata. Certo. No, devo dire quella giusta. No. Cavalli Rampanti. Ok. Scadente ricercata. Che cos'è una
prosaica, scadente ricercata. Che una cos'è ricercata? Una prosaica? Una cosa prosaica. Avrebbe vinto se questo gioco non includesse purtroppo il tempo. Questa animazione non era corretta a farla. Gente come noi. No, Gilbert ha perso. Gilbert. Tutto buggato. Guarda. Ma che è successo? Sì. Oh, no, io sono. La gente come noi. No, la mano. No, è la mano molla, è un po' così. Cazzo che molla. Che si fa? Tocca a me, tocca a Gevez. Hanno vinto loro. No, abbiamo vinto noi, abbiamo che vinto noi. Però facciamo, fare, no, facciamo in modo che tutti lo fanno almeno due volte, dai. Manchiamo io, Vez. Sì, ciao, aspetta troppo. Manca no, veramente tante persone. No, manca troppa, sì. Troppa gente, troppa sì, gente. Sì. No, basta. Avete vabbè, vinto avete voi. Perso, vabbè. Vabbè, 1-1 siamo. Siamo 1-1 sul totale. Faremo la bella il gioco del plate. Toccherà trovare. Prossima volta facciamo la combo. Intesa vincente e avanti un altro. Così spezziamo la live in due. E facciamo il torneo finale. Ma facciamo bot. Facciamo un rissone generale. Sai cosa dobbiamo fare la prossima volta pure? Chi vuole essere milionario? Sì, ma quello è noioso. Però non è dinamico. Noioso. Non è dinamico. Non capisci un cazzo. In tanti non è dinamico.